Siamo, buonasera. Protice Giovanni, Delle Rose, Sara, Giovanna, Laura, Campanella, Ciro, Carbone, Adriano, Vincenzo, Giuffreda, Angelica, Giuffreda, Massimo, Di Bari, Marco, Di Staso, Vincenzo, Fabrizio, Maria Teresa, Faccio, Russo, Antonia, Vera, Chiara, Fatone, Raffaele, Fresca, Giulia, Iacoviello, Michele, Marasco, Davide, Paglione, Michele, Principe, Gaetano, Riganti, Francesco, Rinaldi, Libera, Liliana, Schiavone, Francesco, Sventurato, Giovanni, Titta, Giovanna, Totaro, Gianluca, Trigiani, Lucia, Valente, Maria Teresa, Valentino, Maria Rita. Sono tutti presenti, consiglieri. Accertato il numero legale, dichiaro aperta l'odierna seduta del Consiglio Comunale. Prima di dare inizio alla capo relativa alle interrogazioni e le interpellanze, ho delle comunicazioni da fare in ordine alla composizione dei gruppi consigliari e alla nomina. Non si sente? Bene, ok. Quindi ho delle comunicazioni da fare in ordine, come dicevo, alla composizione dei gruppi consigliari e alla nomina del loro capogruppo. Allora, preso atto delle adesioni dei consiglieri comunali e vari gruppi consigliari e alle designazioni dei capigruppo pervenute, procedo alla loro formalizzazione. Gruppo con Manfredonia, con capogruppo Valente Maria Teresa. Gruppo Forza Italia, componenti Di Staso Vincenzo, Di Bari Marco, Rinaldi Libera Liliana, Riganti Francesco Pio, Faccio Russo Antonia Vera Chiara, Campanella Ciro e Ciuffreda Angelica, con capogruppo designato Di Staso Vincenzo. Gruppo Io Voto Gianni, con capogruppo Delle Rose Sara. Gruppo Manfredonia Nuova, con capogruppo Fresca Giulia. Gruppo Misto, con capogruppo Carbone Adriano Vincenzo. Gruppo Molo 21, componenti Principe Gaetano e Iacoviello Michele, con capogruppo designato Principe Gaetano. Gruppo Movimento 5 Stelle, componenti Fatone Raffaele e Totaro Gianluca, con capogruppo designato Fatone Raffaele. Gruppo Progetto Popolare, con capogruppo Schiavone Francesco. Gruppo Progressisti Dem, componenti Ciuffreda Massimo e Valentino Maria Rita, con capogruppo designato Ciuffreda Massimo. Gruppo Strada Facendo, componenti Sventurato Gianni, Paglione Michele, Marasco Davide, Fabrizio Maria Teresa e Trigiani Lucia, con capogruppo designato Sventurato Giovanni. Dichiaro aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire relativamente alle mie comunicazioni? Chi vuole iscriversi a intervenire? Procediamo con le iscrizioni per gli interventi. Sì, Delle Rose Sara? Fabrizio Maria Teresa? Ci sono altri che vogliono prenotarsi per intervenire? Va bene, dichiaro aperta la discussione. Allora, buon pomeriggio a tutti e grazie per avermi dato la parola. Innanzitutto un saluto lo rivolgo al signor primo cittadino, ai membri della giunta, ai colleghi consiglieri e a chi ci sta seguendo da casa, purtroppo per il discorso del Covid. È doveroso anche un ringraziamento a chi ha creduto in me e quindi ha riposto fiducia nella mia persona e quindi sono qui adesso a rappresentare parte della cittadinanza di Manfredonia. Come consigliere uscente dalla lista Io Voto Gianni, ritengo che questa legislatura non sia solo importante ma sia decisiva.
positiva, proprio perché dobbiamo cercare, abbiamo una responsabilità, quella di riportare i cittadini a avere ancora gratitudine nei confronti della politica, quindi avvicinarsi alla politica locale. E come lo possiamo fare? Collaborando e integrando anche i cittadini in questa, nelle nostre decisioni, e soprattutto lavorando alacremente, in modo tale che quelle che erano le politiche passate vengano un attimo rinnovate. Insieme a tutto il gruppo di coalizione abbiamo portato avanti un programma politico che si basava molto sulle proposte. La proposta di rivalutare lo sport, anche di quello agonistico. La proposta di ascoltare le attività commerciali, le attività artigianali, le associazioni, in modo tale da valutare anche gli aspetti di alcune attività in base alla collocazione geografica, perché le necessità che loro hanno sono diversificate, soprattutto in questo periodo Covid, dove hanno forti responsabilità, ma soprattutto devono portare avanti situazioni abbastanza estreme. Quindi io chiedo adesso soprattutto una collaborazione anche della parte consigliare di minoranza, cercando di unirci con proprio queste visioni diverse per portare avanti un progetto che sia fattivo e costruttivo, una vera e propria collaborazione, proprio per queste diversità che abbiamo, anche perché ormai, voglio dire, quest'Aula non è più la sede di una campagna elettorale oppure di dar voce a valutazioni, ma è sede di portare avanti delle proposte insieme, ovviamente nel rispetto delle istituzioni, nel rispetto della persona e quant'altro. Quindi io, il mio impegno sarà quello di sostenere la maggioranza, quindi seguendo quello che è il programma sottoscritto comunque dagli elettori, ma anche di collaborare con la minoranza, sempre nel rispetto di quelli che sono i presupposti di base. E quindi volevo intervenire proprio per mettere in evidenza questo. Quindi lasciatemi concludere ringraziando anche e soprattutto il sindaco, che sta imprimendo proprio una velocità nella gestione dell'amministrazione, cosa che non si vedeva comunque da quasi un ventennio. Quindi volevo dire questo e ringraziare tutti e buon lavoro. Grazie consigliera. Può intervenire la consigliera Fabrizio. Presidente, consiglieri, signor sindaco e assessori, gentile pubblico presente e da casa. Da quando la nuova amministrazione si è insediata sono emersi problemi drammatici, sino a quel momento sottaciuti. Lo stato di predissesto finanziario che ci è stato consegnato dalle maggioranze di centrosinistra che hanno governato, come ben sappiamo, questo paese per oltre 25 anni, con la difficoltà di programmare ordinariamente, quindi l'azione di governo, situazioni sociali ed economiche trascurate che rendono difficili i rapporti di convivenza nella comunità e il rapporto logorato tra le istituzioni e i cittadini. L'emergenza abitativa, le fragilità sociali, questi alcuni dei tanti temi ereditati e che quotidianamente ci occupano e sui quali dovrebbe avvenire il serio e responsabile confronto tra le diverse componenti di questo Consiglio. Invece sembra che per molti la campagna elettorale non sia ancora terminata e che con azioni ed interventi strumentali si tenti di spostare l'attenzione dei cittadini. Niente di più irresponsabile. I cittadini hanno percepito l'aria di novità di questa giovane amministrazione, stanno toccando con mano l'impegno quotidiano e il risultato concreto che l'esecutivo e il sindaco stanno realizzando. Noi non cederemo alla provocazione di alzare i toni dello scontro politico che pensiamo e riteniamo in questo momento storico non interessante. Abbiamo un mantra da ripetere sino allo sfinimento: risplendi e rinasci Manfredonia. Abbiamo intenzione di investire nel turismo e nell'accoglienza, nella crescita della cultura e nella difesa e valorizzazione del patrimonio artistico, storico e ambientale. Abbiamo vissuto anni difficili e intendiamo dare risposta all'esigenza di trasparenza e legalità, di efficacia e di efficienza della macchina amministrativa, depredata da decenni di abbandono da parte della mala politica. E per realizzare questi obiettivi
che non sono un sogno. Riteniamo che ognuno debba fare la propria parte, maggioranza ed opposizione. Il messaggio dell'essere inclusivi e solidali, poco proposto negli anni in questo Consiglio, è obiettivo prioritario. Siamo pronti e lo dimostreremo, con vero e sincero spirito di abnegazione, a lavorare duramente, anche trascurando gli interessi della nostra vita, fuori da questa istituzione, consapevoli che la realizzazione di questo traguardo porterà benefici e soddisfazioni per tutta la comunità e per ognuno di noi. Concludo con un pensiero, chiedendo un atteggiamento propositivo, anche da parte dell'opposizione, in modo da proporre soluzioni di carattere strettamente necessario a beneficio della comunità. Ogni comportamento pregiudiziale, strumentale, ostativo a queste innegabili e buone intenzioni potrebbe solo avere l'effetto di deteriorare ancor più l'immagine di chi ne diventi il rappresentante e il portatore. Prendere coscienza di tanto è un buon inizio. Spero sia la strada per una nuova Manfredonia. Grazie a tutti e buon lavoro. Ringrazio la consigliera Fabrizio. Può intervenire, prenotatosi da ultimo, il consigliere Ciuffreda. Massimo Ciuffreda, ma voglio rammentare che perché io possa accordarvi la parola devo farlo secondo l'ordine delle iscrizioni, quindi invito chi vuole intervenire ad iscriversi. Ci sono altri interventi successivi a Massimo Ciuffreda? Va bene, accordo la parola a Massimo Ciuffreda. Buonasera a tutti. Allora, prima di procedere nel mio intervento, anche in risposta probabilmente a quanto detto dalla consigliera Fabrizio, volevo chiedere a quest'Aula gentilmente se fosse possibile osservare un minuto di silenzio in memoria del Presidente del Consiglio europeo, David Sassoli. È stato un Presidente importantissimo che ha dovuto svolgere il suo ruolo in un periodo difficilissimo e credo che gli sia dovuto. Certo, un minuto di silenzio. Silenzio è concluso. Ringrazio il consigliere Ciuffreda. Ora può intervenire. Grazie. Allora, signor Sindaco, Presidente, Segretaria, Assessori e consiglieri tutti. La campagna elettorale è terminata. Ha detto bene. Noi ci ritroviamo nella terza seduta di Consiglio Comunale, ancora con le commissioni non formate, dovevano essere formate al primo Consiglio Comunale dopo l'insediamento, non certo per colpa nostra. La conformazione dei gruppi normalmente lo si fa nel primo Consiglio Comunale, non è stata colpa nostra, li abbiamo conformati ancora oggi. Consigliere Ciuffreda Massimo, mi prega, devo interromperla, perché ogni consigliere candidato sindaco era stato preventivamente informato dell'impossibilità di poter inserire la questione relativa alla composizione delle commissioni nel secondo consiglio utile. Sono stati informati telefonicamente, è stata una mia cortesia istituzionale, vista l'urgenza e la decadenza del termine per approvare la programmazione. Perfetto, io vado avanti e poi saranno gli ex candidati sindaci a risponderle in merito, visto che ha risposto direttamente a me e io stavo rispondendo all'intervento di Fabrizio. Credo che la nostra consigliatura debba essere una consigliatura di ripresa per tutti. Laddove
manchi la collaborazione, sicuramente chi ne farà le spese saranno i cittadini. La democrazia la dobbiamo riportare in quest'Aula, non sui social e neanche attraverso i comunicati stampa e tutto quello che ne viene dietro. Penso che sia il tempo del fare. Abbiamo annunciato tantissimo in campagna elettorale da parte di tutti, adesso è il momento di mettere giù atti concreti pronti a risolvere le problematiche di questa città. Se un passato c'è stato, è un passato che oggi ci permette di stare qua, sicuramente, e non credo che sia così bello annunciare un passato disastroso per capire da dove dobbiamo partire, perché il passato ce l'abbiamo dentro ognuno di noi, è solo attraverso il passato che potremmo costruire un futuro migliore. Era semplicemente un invito reale alla collaborazione e non a puntare il dito oppure al rimarcare che la campagna elettorale sia finita. Per noi è terminata il 7 novembre probabilmente la campagna elettorale, per qualcuno probabilmente gli annunci ancora non sono terminati. Grazie. Per me è 7. Io sono i consigli non possono interloquire tra di loro. Grazie consigliere Ciuffreda Massimo, dichiaro la discussione terminata e possiamo passare alle comunicazioni del sindaco, se il sindaco vuole intervenire. Sì, buonasera a tutti. Naturalmente sono comunicazioni, ma in realtà a me piace sempre raccontare quello che si fa, perché lo facciamo tutti i giorni, lo si vede in giro. Naturalmente condivido che il passato serve per il futuro, ma il passato bisogna capire ciò che non è andato. Quindi per capire quali sono le criticità e magari per migliorarci. In realtà come persone del fare, come più volte abbiamo detto, è sotto gli occhi di tutti che questa amministrazione, sin dal 21 novembre, giorno della proclamazione e poi dell'insediamento, si è messo subito a lavorare per risolvere diverse questioni. Non a caso penso che nella storia sia la prima amministrazione che in 7 giorni fa la giunta, è la prima amministrazione che appena arrivata la proclamazione degli eletti consiglieri comunali ha convocato il consiglio e naturalmente questo giustamente come è stato detto è il terzo consiglio, ma terzo consiglio su atti che sono stati fatti. Poi, come dice il Presidente del Consiglio, se tecnicamente su qualcosa non si è potuto procedere, stiamo qui sempre per raccogliere quelli che sono i suggerimenti giusti per quello che c'è da fare. Ma è sotto gli occhi di tutti, della città, io non lo so, forse sono io che vivo in un altro mondo o forse gli altri. Vediamo una città più pulita, vediamo un po' di ordine in giro, vediamo che dove si va la gente forse ha riscoperto il gusto di parlare con l'amministrazione, la gente ci ascolta, ci osserva, noi parliamo con loro, cerchiamo di risolvere quelle che sono le problematiche della città. Come anche nei giorni scorsi qualcuno ha letto su qualche comunicato, i comunicati hanno soltanto lo scopo di informare continuamente i cittadini. E questa buona usanza forse bisogna farlo anche nel tempo, perché penso che informare tutti i giorni i cittadini dell'operato della pubblica amministrazione sia un dovere di tutti quanti noi. E proprio in quell'arte del fare, sapete tutti cosa è successo nell'ultimo, diciamo, nel mese e mezzo che siamo qui, gli LSU, problema trovato lì, sulla mia scrivania, non risolto, non sistemato, non so, non voglio dare la colpa a nessuno, ma penso che questa gente che lavora con l'amministrazione, che sta qui da 20-25 anni, scopriamo che nessuno se n'è accorto prima come sta questa questione, insomma. Allora dico, è gente che lavora con l'amministrazione, è una professionalità acquisita, è una professionalità che sta qui. E naturalmente in un comune
come nel tempo ha sempre perso personale, perché oggi noi personale qui ce ne abbiamo sempre meno, legate sia al fatto dei pensionamenti, ma anche, e non dimentichiamo che siamo un comune in predissesto, che abbiamo scongiurato il dissesto, la relazione della Corte dei Conti che ci ha imposto di fare alcune cose, non lo dimentichiamo tutto questo, e teniamolo sempre a mente, io ce l'ho sempre nella mia stanza. Noi l'abbiamo affrontato con energia, con serenità, con spirito di sacrificio, e ringrazio anche tutte le forze politiche che hanno partecipato ai tavoli. Io ringrazio tutti gli onorevoli che hanno partecipato, Bordo, Tassi, consiglieri Gatti, consigliere Campo, le organizzazioni sindacali, lo dico perché poi bisogna dire le cose come si fa, perché siamo arrivati a una conclusione il 31 dicembre, siamo riusciti ad avere, diciamo, quella proroga che ci mette in condizione di lavorare in maniera serena ma sempre attenta per quelli che sono i passaggi che sapete da farsi. Sappiamo tutti, lo sappiamo, io ho collaborato con la Regione, negli anni scorsi stavano i soldi per stabilizzarli. Non lo so perché non è stato fatto, non lo chiedete a me, chiedetelo perché non è stato fatto. Con questo includo anche la gestione dei commissari, includo tutto. Ecco. Poi andiamo avanti, c'è stato l'ultimo comunicato del progetto che finalmente in un sistema che vedrà al centro Manfredonia, un sistema di trasporto, l'inserimento di quei finanziamenti del treno tram che si erano persi, qualcuno, diciamo, l'aveva dirottato da quattro parti. Io ringrazio anche per le condivisioni di questo, diciamo, di questo progetto, e dico che chi ha lavorato, chi ha dato il contributo è giusto, perché noi siamo qui, l'hanno detto i consiglieri, l'ha detto il consigliere Fabrizio, l'ha detto la consigliera Sara De Rosa, l'ha detto il consigliere Ciuffreda, siamo qui tutti assieme per cercare di portare il bene di questa città, quindi siamo qua, quindi oggi siamo felici che questo percorso si è ripreso, la Regione ha capito in maniera tranquilla e serena che si deve andare in quella direzione, anche perché i soldi non se ne possono prendere, e questo sarà per Manfredonia veramente un'attività non soltanto legate al settore dei trasporti, ma soltanto anche uno sviluppo e riqualificazione di tutta la città. Ho partecipato a tavoli delicatissimi, quello che è avvenuto qualche mese fa sul CON, la Presidenza del Consiglio, sul tema Energas. Ho confermato con forza che questa città ha già dato tanto in termini ambientali, e quindi l'impianto la città non lo vuole. Ma non lo vuole perché sono cambiati anche i programmi, è una città che guarda il turismo culturale, il turismo quello di crescita della città, pertanto l'ho tradotto in maniera sintetica, ma fa capire come può passare un tubo del gas dove domani ci saranno gli scavi di Sipondo, della Sipondo Antica. In questa maniera sintetica ho tradotto quello del concetto di questa città. Sapete che quell'area va a definirsi come un grande parco archeologico, anche se in realtà per quell'infrazione che abbiamo fatto stiamo pagando e pagheremo quelli che sono lo scotto di vincoli che sono stati messi e stanno lì. Ma anche su questo, insomma, cercheremo di dare il nostro contributo. Il PNRR che sta in qualche maniera concentrando delle risorse sui territori sui quali vogliamo essere presenti e saremo presenti, non soltanto sui finanziamenti che sono stati già previsti per il PNRR legato all'autorità portuale, ma anche quelli che verranno. Con gli assessori stiamo lavorando a mettere su un piano che tenga conto di tutti quelli che sono gli investimenti possibili da farsi, perché sapete che il PNRR non finanzia soltanto l'infrastruttura, ma finanzia anche il sociale, finanzia tutte anche le altre attività. E quindi su questo tutti gli assessori si stanno muovendo in maniera forte, decisa e determinata, anche con l'aiuto delle strutture che in qualche maniera stanno dando il loro contributo. Tema ospedale, ho voluto incontrare personalmente il direttore dell'ospedale, l'ho incontrato insieme al consigliere Gatta, abbiamo fatto una chiacchierata, abbiamo valutato le criticità, le opportunità. Sapete che c'è stato qualche problema con il reparto ostetricia, stiamo insistendo sia sulle strutture, ma in realtà l'ospedale è un qualcosa che viene anche qui da lontano, un ospedale che ha perso personale, che volutamente il personale è stato dirottato dagli altre parti, un ospedale che dobbiamo cercarlo di fare diventare l'eccellenza del nostro territorio, per quanto anche logisticamente è un ospedale che serve tantissime aree di questa parte di territorio. Stiamo lì sul tema, sapete che è di competenza regionale, ma sapete pure bene che il governo cittadino ha
diciamo, l'obbligo di far sì che l'ospedale torni a essere l'ospedale che tutti vogliamo, anche in quelli che sono i servizi minimi. Pertanto bisogna lavorare sul personale e sulle strutture. Siamo riusciti, per la prima volta nella storia di questa città, abbiamo avuto i complimenti dell'ARCA, mai nessuna amministrazione ha colloquiato con l'ARCA, mai. Noi ce l'abbiamo fatta, l'abbiamo fatto con forza, con decisione, con coraggio, perché affrontare l'abusivismo o affrontare chi la notte decide di occupare un alloggio che non è suo è difficile, l'abbiamo fatto con le nostre persone, le hanno fatto gli assessori, con le loro persone. Questo per dare dignità alle persone che meritavano l'alloggio, a una persona che fa parte di una graduatoria di 336, se non sbaglio, giusto? Che stanno lì ad aspettare, mentre questi aspettano qualcuno occupa l'alloggio. Siamo riusciti a riprendere questo percorso, è stata data prima di Natale la casa a una prima, diciamo, famiglia che ne aveva il diritto, mandando a casa quelli che non avevano il diritto. Stiamo lavorando per consegnare i suoli all'ARCA, i suoli che serviranno per costruire altri alloggi per gli ACP, e soprattutto abbiamo partecipato a un bando nella quale sarà predisposto per tutti quelli che sono gli alloggi di edilizia popolare della città di Manfredonia un piano di risanamento energetico e ristrutturazione sismica legate al cosiddetto sisma bonus e ecobonus. L'abbiamo fatto, stiamo lì, si continuano gli incontri direttamente con l'amministratore unico dell'ARCA, ci saranno incontri nelle prossime settimane, perché nelle prossime settimane dovremo continuare su quel percorso di legalità, come è stato detto prima. La legalità è questo, la legalità è questo qua, rimettere ordine a quello che non si è fatto. Non lo so, non mi interessa perché non si è fatto. Poi io guardo al futuro, come abbiamo detto prima. Il futuro è questo, pertanto noi dobbiamo andare avanti, perché è giusto che gli aventi diritto debbano avere quello che è il loro bene, la loro dignità, e questo lo dobbiamo fare. Penso che questo, diciamo, è stato un risultato anche importante, anche per quello che noi andremo a fare e continueremo a fare. Si sta lavorando incontrando gli altri sindaci degli altri comuni, i comuni di Zapponeta, il comune di Mattinata, il comune di Monte Sant'Angelo, sul piano sociale di zona, per attivare i finanziamenti per le famiglie fragili, per i bisognosi, per quelli che noi abbiamo chiamato gli ultimi, finanziamenti importanti, finanziamenti che possono ridare e andare a rimpinguare il piano sociale di zona per dare altre attività, per farlo tutti assieme. Ecco, questo lo stiamo facendo, stiamo portando avanti, abbiamo ripreso, stiamo presentando anche altri progetti di riqualificazione di quelle che possono essere alcune attività legate sul litorale, legate ai patti territoriali, quindi certamente dopo questo incontro avremo un'aggiunta nella quale approveremo un progetto, salire l'assessore, per portare avanti questo. In un momento difficile, come difficile per tutta la pubblica amministrazione, l'emergenza Covid, i dati che aumentano, i dati sotto controllo, ci siamo attivati uno per capire come poter dare anche un altro luogo dignitoso per fare questi vaccini, perché è logico che lì la scuola Sacra Famiglia, anzi la chiesa, è un luogo, anche se ringraziamo la disponibilità, però la gente sta fuori, lì al freddo, questi periodi sono importanti. Vogliamo migliorare la vaccinazione, perché per noi la vaccinazione è l'elemento che ci può far uscire da questa situazione. Siamo stati i primi come comune ad imporre l'obbligo della mascherina nelle zone centrali, e siamo stati i primi che abbiamo chiamato le forze dell'ordine a dire: controllate, fate un controllo attento. Ringraziamo anche i vigili urbani che continuano in un sottorganico a girare per far sì che si possano rispettare questi elementi di legge per indossare la mascherina. Abbiamo invitato tutti i dirigenti scolastici, sono stati qui, perché le decisioni devono essere delle decisioni che devono essere condivise con chi nella scuola ci sta in prima linea. La decisione ha portato, come quelli che sono i dispositivi anche nazionali e regionali, di continuare nella scuola in presenza, naturalmente adottando tutti i dispositivi di sicurezza possibili. Ci aggiorneremo tra qualche settimana per capire cosa fare.
Stamattina siamo intervenuti con la provincia per un altro intervento nella scuola legato a dei fenomeni che si sono verificati oggi, insomma ve lo dico, la presenza di qualche topo nella scuola, abbiamo chiamato subito per derattizzare, per fare, cioè siamo sempre attenti e presenti su tutte quelle che sono le questioni che servono alla città, servono ai cittadini, come continueremo a esserlo più là. Io ho fatto una sintesi perché è giusto che le mie e le nostre comunicazioni siano in tal senso, perché questo è lo spirito, il senso sul quale io continuerò il lavoro, diciamo, in qualità di cittadini, ma penso tutto il Consiglio l'aggiunge, quello del fare e di mettere al centro i problemi della città. Ecco, io mi fermo perché non voglio dilungarmi, ma il messaggio è che sono da un mese e mezzo, due mesi che siamo qui e stiamo continuando e continueremo a fare tutte quelle che sono le attività per rispettare quel principio del fare, ma del buon fare della pubblica amministrazione. Grazie. Grazie signor Sindaco, dichiaro aperta la discussione. C'è qualche consigliere che vuole iscriversi per intervenire sulle comunicazioni del Sindaco? Principe Gaetano? Successivamente Fresca? C'è qualcun altro che vuole intervenire? C'è qualcun altro che vuole iscriversi per intervenire? Bene. Allora, consigliere Principe ha facoltà di intervenire. Rammento che l'intervento può durare massimo 5 minuti e che può intervenire un consigliere per ogni gruppo consigliare. Grazie Presidente, saluto il Sindaco, gli assessori, i consiglieri tutti. È la prima volta che il Sindaco ha fatto le comunicazioni al Consiglio e quindi ci dà anche la possibilità di farle anche formalmente, ma sinceramente gli auguri di buon lavoro. Credo che sia nell'aspettativa di tutti che questa amministrazione ben motivata possa fare e speriamo anche fare bene per la città. E troverete noi anche a vostro fianco quando riterremo che si stia procedendo sulla strada giusta, quindi nessun atteggiamento pregiudizievole, ma la volontà di cooperare tutti per il bene della città. Chi le parla ha fatto il Sindaco, le posso dire che buona parte, se non il 50, forse il 70% dell'attività dei primi anni, non dei primi mesi, riguarderà l'attività del passato, un fatto normale, ognuno eredita quello che è stato lasciato come problema, questo in qualsiasi istituzione, compreso il Comune, che in questo caso però deve ereditare anche situazioni più complicate, più complesse, relative anche a un periodo di commissariamento che è stato alquanto lungo, che ha visto proprio la mancanza anche di amministratori democraticamente eletti che potessero anche mettersi al servizio della città. Uno degli esempi sono i socialmente utili. Mi meraviglia però che sembra questo problema vi abbia sorpreso, non lo conoscevate. Chi vi parla ha ereditato non 116 LSU, ma 1200. Eravamo un record nazionale per la crisi dell'edilizia, per tante situazioni critiche, la chiusura dell'Enichem. Negli anni 90 il comune di Manfredonia, da un giorno all'altro, ebbe la necessità di dover far fronte a questa situazione, moltiplicandosi negli impegni e trovando delle soluzioni. Se oggi da 1200 sono 116, non è che queste persone sono state messe su un treno e mandate all'estero, man mano nel tempo si sono trovate delle soluzioni, abbiamo fatto a partire da me tanti progetti con la collaborazione del sindacato e di altre istituzioni che hanno preso in carico anche gli LSU di Manfredonia. E un po' alla volta questo bacino è stato svuotato fino ad arrivare a questo zoccolo duro, 116 era anche di più, poi ci sono stati i pensionamenti ovviamente. Oggi effettivamente siamo tutti consapevoli che parte di queste LSU reggono anche l'attività dell'ente locale. È evidente che siete in una situazione difficile, dicevo, e mi meraviglia che non ne foste consapevoli, magari dovevate arrivare anche con le idee più chiare, una situazione che fortunatamente appunto per via di quella
di quel provvedimento fatto in extremis durante con il mille proroghe, con il decreto legge che è stato approvato a dicembre, ha dato la possibilità di stabilizzare alcuni, quelli che già rientravano, diciamo così, nell'elenco di quelli in corso di stabilizzazione. Sappiamo tutti che la soluzione non è una soluzione adeguata, che il 31 marzo... Consigliere Principe, si avvia verso la conclusione, sì, perché... È una data importante che bisognerà tener conto, per cui ci aspettiamo da voi che facciate tutto quanto è nelle vostre possibilità. E l'altro, e chiudo, è la questione del treno tram. Anche questo qui è frutto di un lavoro di vecchia amministrazione, qui ci sono le eredità passive, le sopravvenienze attive e quelle passive. Il treno tram è stato anche frutto di un finanziamento e di una... dell'amministrazione Campo, e quindi si è arrivato oggi a una conferenza di servizi a cui avete partecipato, in cui formalmente, consigliere Principe, il tempo provvedimento è stato inserito nel piano regionale. E concludo qui solo con rinnovarvi gli auguri di buon lavoro senza spirito polemico. La ringrazio, consigliere Principe. Diamo la parola alla consigliera Fresca. Allora, buonasera a tutti, signor Sindaco, signor Presidente del Consiglio, signori rispettabili assessori, gentili colleghe e colleghi, consiglieri e cari cittadini di Manfredonia. Porgo il mio saluto a questa assise di cui mi onoro farne parte, grazie al voto di tante elettrici ed elettori che hanno inteso assegnarmi questo mandato elettorale in un momento che potremmo definire storico per la città. L'aula consiliare è il luogo naturale nel quale si può e si deve contribuire al progredire della nostra comunità attraverso il dialogo e il confronto. E non senza, in questa particolare fase delicata di ricomposizione della democrazia, dell'onestà intellettuale necessaria. L'onore della vittoria alle elezioni, che spetta a voi, non deve far dimenticare però che la città ha espresso attraverso il voto diversificato e per certi versi sofferto il proprio disagio nel riconoscersi in un'unica compagine. Pertanto, se è vero che la demagogia si costruisce con la forza dei numeri, bisogna ricordare che la democrazia parte dal rispetto delle minoranze e si sostanzia di caratteri, di meriti, di contributi, di capacità, di consapevolezze e di differenze proprie dei singoli e dei diversi gruppi della società. Tale è il motivo per il quale diventa fondamentale la varietà delle componenti che la costituiscono. Questa legislatura, dopo la fase commissariale verso la quale sento di porgere il mio ringraziamento al prefetto, il dottor Vincenzo Piscitelli, al viceprefetto Crea e al dottore Soloperto, per il lavoro svolto e che ha scongiurato il dissesto finanziario, non è semplicemente importante, è decisiva per porre le basi della Manfredonia nuova che verrà senza retorica, né promesse o piani faraonici, ma attraverso scelte concrete, decise, realizzabili, ma in forza di quanto già detto, condivise. L'invito è dunque rivolto a quanti, a tutti noi, abbiamo il privilegio di rappresentare la cittadinanza onorando dapprima le istituzioni e facendo nostre le regole di comportamento e le norme che governano le diverse azioni. Molte sono le sfide che attendono il nostro confronto nei prossimi anni, ad iniziare dalla visione strategica di cui si faceva cenno prima, ma che vorremmo in qualche modo condividere, che si vuole dare a questa città e di cui oggi non abbiamo cenno, ancora alcun cenno, ma che condizionerà le scelte della progettualità in ordine al PNRR, ai lavori pubblici, al PUG, al rilancio di tutti i settori produttivi e sociali, al debito pubblico. Abbiamo inoltre la grande responsabilità e il compito di riavvicinare i cittadini alla politica, intesa come l'insieme delle scelte, grandi e piccole, che ognuno di noi compie ogni giorno dentro e fuori quest'Aula.
In virtù di ciò, il ruolo di questa minoranza, di queste minoranze, che, di cui Fresca, faccio parte, invito anche a lei ad avviarsi alla conclusione, perché grazie, i minuti stanno sarà scadendo. Da pungolo e di controllo, ponendo con determinazione le azioni che confliggeranno con l'interesse collettivo, con la lotta alle infiltrazioni criminali, con la legalità e trasparenza. Concludo esprimendo il mio pensiero alle persone in difficoltà, agli anziani, ai diversamente abili, alle giovani generazioni spesso dimenticate, come nel caso del piccolo Pasquale Greco, vittima innocente a 4 anni, ucciso dai soldati tedeschi il 9 settembre 1943, e mai ricordato in questa città. A loro, alle bambine e ai bambini, alle ragazze e ragazzi, va il mio pensiero affinché possano essere da monito per ogni nostra azione, che dovrà essere per loro ragione e strumento di crescita valoriale. Concludo, confido nell'azione di questo Consiglio Comunale, della Giunta guidata dal Sindaco Gianni Rotice e di tutti i dipendenti comunali, che ringrazio, azione all'insegna dell'umiltà, che, come già richiamato dal nostro Vescovo Padre Franco Moscone, del rispetto e dell'ascolto, nella consapevolezza che dalle scelte di maggioranza e di opposizione dipenderà il futuro della città. Non bisogna mai dimenticare che essa non ci appartiene, che la casa comunale è casa di tutti e che la legalità, la meritocrazia e la trasparenza devono esserne sempre i pilastri portanti. Auguro pertanto a tutti voi e a tutti noi buon lavoro e vi ringrazio per l'ascolto. La ringrazio, consigliera Fresca. Do la parola al consigliere Ciuffreda Massimo. Consigliera Fresca deve spegnere il suo microfono. Perfetto. Allora, signor Sindaco, sono contento che lei abbia iniziato a parlarci dell'operato che abbiamo potuto vedere esclusivamente su Facebook, sostanzialmente. Quando prima dicevo proprio di riportare in quest'Aula le argomentazioni, mi riferivo proprio a questo. In particolare vorrei parlare della questione Treno-Tram, un progetto che nasce nella legislatura Campo, lo sappiamo benissimo, portato con caparbietà avanti dalle legislature Riccardi e mai abbandonato comunque dai consiglieri regionali e dalla Regione Puglia. Quando questi investimenti stavano per andare via, a un certo punto si è data subito una risposta a un piano alternativo per poi veder rientrare la Regione nel progetto iniziale del Treno-Tram. Proprio perché attraverso il Treno-Tram potremmo dare una visione diversa alla città, una visione globale e innovativa, potremmo rivedere aperto il fronte mare di collegare Via di Vittorio con il Viale Sipontino. Credo che sia utile da parte di questa amministrazione di condividere pienamente la progettualità su questo tema e di magari programmare un consiglio comunale monotematico, considerato che è un tema che potrà, cioè, che coinvolgerà la città nei futuri 50-100 anni, che darà una visione completamente diversa alla nostra città, come l'ha data diversa quando è approdato la prima volta il treno a Manfredonia. Grazie. Ciuffreda Massimo. Dichiaro conclusa la discussione, sempre se non ci sono altri interventi. Va bene, consigliera Fabrizio può intervenire. Ci sono altri interventi dopo la consigliera Fabrizio? Va bene, sarò brevissima. Io a nome di tutti i cittadini di Manfredonia voglio ringraziare il signor Sindaco per il lavoro che sta svolgendo. È un momento particolare per la città e quindi voglio ringraziarlo perché incontro i cittadini e sono davvero orgogliosi di avere un sindaco come lei. Ringrazio la consigliera Fabrizio per essersi associata alle parole del sindaco. Procediamo alla trattazione del prossimo accapo, interrogazioni e interpellanze. Ma prima vorrei disporre l'apertura delle finestre per favorire la salubrità dell'aria. C'è qualcuno che può... Sì.
avanti. Prego i consiglieri di fare silenzio. Prego i consiglieri di fare silenzio. Sì. Chiudete quella. 5 minuti per il riciclo dell'aria. Sì, allora, sospendo per 3-4 minuti, anche 5. Vabbè, aprite, aprite ora.
Attendiamo il ritorno del segretario. Le porte sono state chiuse? Sì, procediamo con la verifica delle presenze. Allora, io faccio una lettura veloce veloce. Chi è che deve spegnere? Prodice Giovanni, Delle Rose, Sara, Giovanni, Laura, Campanella, Ciro, Carbone, Adriano, Vincenzo, Giuffreda, Angelica, Giuffreda, Massimo, Filbari, Marco, Stasso, Vincenzo, Fabrizio, Maria Teresa, Faccio Russo, Antonia, Vera, Chiara, Atone, Raffaele, Fresca, Giulia, Racogliello, Michele, Marasco, Davide, Taglione, Michele, Renzi, Gaetano, Giganti, Francesco, Rinaldi, Libera, Liliana, Schiavone, Francesco, Venturato, Giovanni, Fitta, Giovanna, Todaro, Gianluca, Trigiani, Lucia, Valente, Maria Teresa, Valentino, Maria Rita. Quindi ci siamo. Accertato il numero legale, la seduta può proseguire. Procediamo alla trattazione del terzo a capo, interrogazioni ed interpellanze. Risulta iscritta all'ordine del giorno l'interrogazione a firma della consigliera Valente, con cui si interroga il sindaco su una questione riguardante gli LSU di Manfredonia. La consigliera ha facoltà di intervenire. Le voglio ricordare che non ha più di 5 minuti per intervenire. No, non più di 5 minuti. Ha risolto il problema col microfono? Se può intervenire un tecnico. Il mio microfono può sempre essere acceso. Resettiamo. Per questo, c'era un microfono acceso. Provi nuovamente, consigliera. Se vuole, si può venire a mettere la
dato che non c'è più la risposta, parlare di quello che mi aspetta a fianco. Sta resettando. Adesso dovrebbe funzionare, questa è l'indicazione del tecnico. Ok, perfetto. Ha risolto il tecnico. Ok. Può intervenire. Bene, allora ufficialmente posso salutare il signor sindaco, gli assessori e i colleghi consiglieri. E un saluto anche al pubblico che ci segue qui e da casa. Allora, io ho preparato un'interrogazione che riguarda i lavoratori socialmente utili con cui ho avuto anche il piacere di collaborare e lavorare insieme per 9 anni, quindi so benissimo che sono pilastri per questa amministrazione comunale ed è per questo che mi sono preoccupata per loro quando ho assistito ai toni trionfalistici di questa amministrazione quando si è affrontata la problematica, perché è lì che mi sono resa conto che questa problematica, come ha detto lei signor sindaco poco fa, che lei si è ritrovato sul tavolo, questa problematica era un po' sconosciuta, nel senso che lei ha affermato la proroga ci permette di lavorare in maniera serena. In realtà questa proroga fatta così non serve a niente. Serve molto poco, perché può servire soltanto eventualmente ad avere tempo per trovare altro tempo per un nuovo emendamento. Io infatti, allora, l'interrogazione la leggo. Io ho chiesto se la Giunta sia a conoscenza del fatto che nell'ultima legge finanziaria non è stato inserito il comma che recita: i lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 eccetera eccetera possono essere assunti dalle pubbliche amministrazioni che ne erano utilizzatrici alla predetta data a tempo indeterminato, anche con contratti a tempo, di lavoro a tempo parziale, anche in deroga per il solo anno 2021, in qualità di lavoratori sovrannumerari alla dotazione organica e al piano di fabbisogno del personale previsti dalla vigente normativa, e che pertanto l'articolo 446, richiamato dal suddetto comma 26, pone limiti assunzionali inerenti la dotazione organica, il piano di fabbisogno del personale, e prevede che le amministrazioni siano in grado di sostenere a regime la relativa spesa di personale, previa certificazione della sussistenza delle correlate risorse finanziarie da parte dell'organo di controllo interno. Cioè praticamente è stato fatto con quel comma un passo avanti e 2 indietro, perché lei signor sindaco chiedeva perché le passate amministrazioni non hanno stabilizzato gli LSU. Come ha detto il collega consigliere Gaetano Principe, in realtà le passate amministrazioni hanno fatto tanto e hanno fatto quello che potevano. È la commissione straordinaria che ha governato in questi 2 anni e mezzo che ha sbagliato alla grande, non cogliendo un'occasione unica sia nel 2020 che nel 2021, che era quella di stabilizzare gli LSU in deroga appunto al piano del fabbisogno del personale. Allora io chiedo se vi siete attivati per la proroga del comma che davvero serve, anche perché vorrei evidenziare che questo comma 26 che proroga il 31 marzo in realtà è stato più frutto di senatori della Calabria che dei nostri onorevoli, che invece adesso si dovrebbero attivare per la proroga dell'articolo 1,495 della legge del 27 dicembre 2019 numero 160, che è appunto quella di permettere la stabilizzazione, quindi l'assunzione degli LSU in deroga, sia al fabbisogno del personale, sia alla situazione finanziaria dell'ente. Altrimenti, nonostante i toni trionfalistici che mi davano tanto di un proseguo della campagna elettorale, non verrà stabilizzata tutta la platea degli LSU come si è fatto intendere, ma al massimo, per quale la situazione
dell'ente adesso, 4 o 5 forse LSU. Quindi mi chiedevo appunto e chiedo al signor sindaco, all'assessore al personale, se vi state attivando in questo senso, anche perché lo scorso anno una deroga a quel comma è arrivata a fine marzo, quindi comunque lavorando bene c'è ancora tempo. La ringrazio, consigliera. Assessore, può intervenire. Grazie. Sindaco, presidente, assessori, consiglieri, pubblico presente. È vero quello che dice la consigliera Valente, in parte. Innanzitutto, toni trionfalistici, non penso, perché noi abbiamo, io sono stato nominato i primi di dicembre dal sindaco, e la prima cosa che abbiamo fatto è chiamare i sindacati e capire bene che cosa sia, cosa c'è stato nel passato e di raccontare un po' la storia degli LSU. Come qualcuno ha detto, 1995, sindaco Gaetano Principe sta lì, erano 1200 le unità, ora sono arrivati a 115, perché qualcuno dà numeri 121, 124, erano 116, a novembre l'INPS ha cancellato un lavoratore perché, lavorava assunto, sono 115 unità. Innanzitutto noi diciamo quello che stiamo facendo adesso, tenendo presente, sindaco, che c'è una verità da parte della consigliere Valente, in quanto l'anno 2021 da parte dei commissari c'è stata un'occasione irripetibile per poter stabilizzare gli LSU, quindi non ci può essere imputato a noi alcuna responsabilità e soprattutto toni trionfalistici che noi ci siamo messi, come dire, a lavorare avendo saputo della problematica. Ebbene, i commissari, è vero, i commissari avevano la possibilità, avendo delle risorse nazionali e regionali, per poter stabilizzare tutti e 115 unità. Però, per motivi a noi sconosciuti, noi non sappiamo perché questo è stato fatto. Non è stato fatto. Ora, noi adesso diciamo cosa l'amministrazione sta facendo. Immediatamente la nomina, abbiamo convocato i sindacati, CISL WIL, per poter capire la problematica. Abbiamo aperto immediatamente, sono andato a Bari, un tavolo con la regione ed è un tavolo pronto a livello romano, al ministero. Noi come amministrazione faremo una battaglia, perché è una battaglia dura, ha ragione, 3 mesi sono pochi. Questi 3 mesi servirà a questa amministrazione a fare tutto quello che è possibile per poter stabilizzare i lavori socialmente utili, trovando la possibilità, appunto, come lei ha detto, in qualità di lavoratori sovranumerari, quindi avere la possibilità di stabilizzare oltre alla pianta organica, perché con le risorse finanziarie che noi possediamo non è possibile stabilizzare tutti, questo l'abbiamo detto a tutte, sia alle forze sindacali che alle forze politiche, tutte che sono intervenute nel mese di dicembre, diciamo anche i giorni festivi, sindaco, per poter chiamare Roma e il Ministero, c'è stata molta confusione, io lo ammetto, per poter come dire, cercare di dare una nuova possibilità a questi lavoratori che da ben 26 anni operano a fianco con i colleghi del comune, facendo lo stesso identico lavoro, perché io ho sempre sostenuto che i lavoratori socialmente utili e i dipendenti del comune per me sono persone pari, che hanno pari dignità e hanno lo stesso identico lavoro. Quindi noi non abbiamo nessun tipo di discriminazione nei loro confronti e noi li aiuteremo per tutto quello che ci sta da fare. Naturalmente questa amministrazione, ripeto, ha aperto tutti questi tavoli e io comunico a tutta la SISE che questa settimana verrà l'assessore regionale con delega ai lavoratori socialmente utili, grazie all'intervento della compagine politica di questa amministrazione. E ripeto, il fatto che ci siano alcuni
che vogliono mettersi la medaglia. Io dico sempre che il lavoro deve essere fatto da tutte le compagini politiche, perché tutta la compagine politica di governo ha aiutato questa amministrazione per la proroga, così come tutte le compagini politiche noi chiederemo aiuto per poter cercare di stabilizzare tutti o il maggior numero di lavori socialmente utili. Grazie. Ringrazio l'assessore. La consigliera Valente può replicare per un tempo non superiore a 3 minuti. Sì, approfitto, cioè sono contenta che si sta seguendo la questione, perché ripeto, non è affatto semplice, perché praticamente per come stanno le cose adesso è proprio assolutamente impossibile stabilizzarli tutti, ed è quello che a me dispiace, nel senso che a me dispiace che i miei ex colleghi possano illudersi di essere stabilizzati tutti o che la questione sia risolta, perché io appunto leggevo articoli di questo tipo, risolto, tutti stabilizzati, e questo a me dispiace. E poi io mi chiedo appunto la prosecuzione dei lavoratori socialmente utili, se c'è e dov'è, perché altrimenti, cioè io infatti mi aspettavo una delibera di questa giunta proprio sulla copertura, sì, su un rinnovo della convenzione, perché anziché quella delibera di giunta, che mi è sembrato più un ribadire il comunicato stampa che era stato fatto, perché altrimenti fino alla nuova convenzione, se manca una delibera che permette ai lavoratori socialmente utili di lavorare all'interno del comune, a che titolo lavorano all'interno del comune? Basta così. Ringrazio la consigliera e dichiaro chiusa la trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze. Diamo adesso inizio alla trattazione del punto 4 all'ordine del giorno, ovvero costituzione delle commissioni consiliari permanenti. Dichiaro aperta la discussione. C'è qualcuno che vuole intervenire? Consigliere? Signor segretario, può iscrivere? Consigliere Carbone? Consigliere Carbone. Secondo l'ordine, Ciuffrieda, Gaetano, Principe. Dopo il consigliere Principe. Ciuffrieda. Ciuffrieda era primo. Ok, prima e poi Principe. Fatone. Totaro. No. Si è prenotato ad intervenire prima il consigliere. Quindi deve intervenire prima lui. Ce ne sono altri poi? Dopo il consigliere Totaro, chi abbiamo? Ma qualcuno gli ha dato la parola? Qualcuno gli ha dato la parola? Intervenga il consigliere. È arrivata qualche composizione da parte dei componenti della minoranza per la formazione delle commissioni consigliari, visto che ad oggi non risultano pervenuti dei nomi. Allora, per me a questo punto vorrei chiedere che mettere anche la pregiudiziale su questo punto. Vuole sollevare la questione pregiudiziale ai sensi dell'articolo 53 del regolamento? Sicuramente. Allora chiedo il ritiro da mi questo può dire le ragioni della questione pregiudiziale? Chiedo il ritiro del punto a seguito della mancata indicazione da parte delle opposizioni dei componenti delle commissioni permanenti consigliari. È accolta la proposta e può intervenire un consigliere a favore e un consigliere contrario. Qual è il consigliere che interviene contro? Scusa. Mi dica, consigliere. Accolta la questione pregiudiziale, dovrebbe intervenire un consigliere a favore o un consigliere contro. Allora, grazie Presidente. Io volevo fare un intervento perché facendo parte dei capigruppo e avendo ascoltato oggi inizialmente da parte di tutti i consiglieri la volontà, come dire, di spirito di collaborazione che deve
come dire, permeare questo Consiglio Comunale, soprattutto su elementi di natura formale come sono quelle della composizione delle commissioni consigliari. Ritengo invece perché conosco un po' quello che nelle riunioni di capigruppo è accaduto e quindi conosco un po' le posizioni sia della maggioranza che dell'opposizione. Quindi io chiedevo proprio per questo spirito di collaborazione, chiedevo all'Assise e quindi al Presidente del Consiglio una pausa di un quarto d'ora, 20 minuti, affinché si possa riunire la riunione di capigruppo per poter affrontare in maniera decisa ed eventualmente anche emendare la proposta di deliberazione che abbiamo agli atti. Quindi chiedevo questa sospensione affinché ci potessimo riunire per discutere di questa proprio nell'ottica dello spirito di collaborazione che ci siamo detti fino a questo punto. Quindi era questa la mia proposta. La ringrazio consigliere Carbone, congelo la questione pregiudiziale a tal punto e ammetto la sospensione per una durata di 20 minuti del Consiglio Comunale in modo tale che i capigruppo possano riunirsi. Riprendiamo in un quarto. Certo, certo.
attenzione, riprendiamo la seduta consiliare. Inizio con Rotice Giovanni, Delle Rose Sara Giovanna Laura, Campanella Ciro, Carbone Adriano Vincenzo, Giuffreda Angelica, Giuffreda Massimo, Di Bari Marco, Istaso Vincenzo, Fabrizio Maria Teresa, Faccio Russo Antonia Vera Chiara, Fatone Raffaele, Fresca Giulia, Iacoviello Michele, Marasco Davide, Paglione Michele, Principe Gaetano, Riganti Francesco, Rinaldi Libera Liliana, Schiavone Francesco, Sventurato Giovanni, Titta Giovanna, Totaro Gianluca, Trigiani Lucia, Valente Maria Teresa, Valentino Maria Rita. Tutti presenti, possiamo continuare con la seduta consiliare. Sul punto, per quanto riguarda la costituzione delle commissioni, mi è pervenuta una proposta dalla conferenza dei capigruppo che si è appena terminata, quindi io direi di procedere alla votazione per questa proposta, oltre che all'illustrazione. Prego. Posso, Presidente? Sì, Gianluca Totaro, Movimento 5 Stelle. Prego, può intervenire. Ho visto che ho notato che se accendo il mio, quello non funziona. Spengo. Sì, grazie. Come le diceva, accolgo positivamente quello che ci è arrivato, quindi la proposta di deliberazione, ma volevo comunque fare una considerazione. Quando abbiamo iniziato questo percorso di attivismo politico, l'abbiamo fatto perché vedevamo una comunità in declino che si regge sulla sofferenza degli adulti che purtroppo soffrono di una epidemia sanitaria causata dallo scoppio dell'Enichem, e anche sulle speranze, aggiungo, irrealizzabili di giovani su una sanità presente e funzionante che purtroppo non c'è. Ed è su questo che mi voglio un attimo soffermare, perché leggendo queste commissioni, so che si è discusso del tema, però leggendo queste commissioni mi accorgo che forse non ci siamo soffermati abbastanza su ciò che è importante, perché ancora prima del PNRR, del bilancio e dell'economia, dobbiamo magari attenzionare un po' di più il diritto alla salute, che viene tutelato dalla nostra Costituzione, ma noi qualche volta magari ci dimentichiamo di soffermarci abbastanza. Seppur materia concorrente tra Stato e Regione, e seppur interessi magari solo la figura del sindaco in quanto autorità locale sanitaria, non possiamo non considerare quanto sia importante studiare, analizzare, fare proposte, formulare pareri e riferire in merito all'andamento del nostro ospedale, ai numeri prodotti dalle attività dei reparti, per attuare quanto prima una collaborazione che ha potere meramente consultivo con tutta la direzione sanitaria, affinché si attui un ragionamento sistemico che porti noi tutti a comprendere, sulla base sempre dei numeri prodotti, quali attività ospedaliere valorizzare e quali no, affinché... Mi scusi, consigliere, questa la ritengo una divagazione, perché comunque questo è il punto che riguarda la costituzione delle commissioni.
non questioni sanitarie o quant'altro. Se così pensiamo, allora dovrei magari poter ammettere che si parli di qualunque argomento. Si avvia alla conclusione perché per me è una divagazione. Grazie Presidente. È reso più forte da questi interventi. Se intraprendessimo solo la strada dei comunicati su ciò che non va o adottassimo un approccio bancomat su ciò che ci serve, non intavoliamo un ragionamento strategico e rischiamo piuttosto di fare un danno al nostro ospedale perché ne riduciamo il suo onore agli occhi dell'opinione pubblica. Noi non possiamo permetterci di abbandonare questo tema, per questo vi chiedo, Presidente, di accogliere positivamente questa mia preoccupazione nostra, procedendo durante la prossima seduta utile all'istituzione di una commissione speciale temporanea che analizzi in un arco di tempo limitato di pochi anni i trend dell'ospedale, delle attività e relazioni agli attori interessati quando raccolto, affinché magari i direttori dell'ambito sanitario possano ascoltare le nostre relazioni e decidere diversamente sull'andamento del nostro ospedale. Grazie. Ripeto perché il microfono era spento. La ringrazio, consigliere. Adesso però dobbiamo procedere all'illustrazione della costituzione delle commissioni. Prima commissione. Parlo di una lista che appunto mi è pervenuta dalla conferenza dei capigruppo che si è appena conclusa. Procedo. Prima commissione, transazione ecologica, sviluppo, occupazione e sport. Componenti, Ciro Campanella, Liliana Rinaldi, Totaro Gianluca, Schiavone Francesco. Seconda commissione, risorse finanziarie e programmazione. Componenti, Sara Delle Rose, Sventurato Gianni, Ciuffreda Massimo, Principe Gaetano. Terza commissione, lavori pubblici. Componenti, Fabrizio Maria Teresa, Marco Di Bari, Giovanna Titta, Fatone Raffaele. Quarta commissione, pianificazione urbana strategica e periferie. Componenti, Paglione Michele, Francesco Riganti, Fresca Giulia, Adriano Carbone. Quinta commissione, affari generali e personale. Componenti, Trigiani Lucia, Angelica Ciuffreda, Vincenzo Di Staso, Valente Maria Teresa. Sesta commissione, welfare e politiche di genere. Componenti, Marasco Davide, Faccio Russa Antonia, Iacoviello Michele, Valentino Maria Rita. Procediamo con la votazione. Per appello nominale. Per l'approvazione della suddetta lista. Campanella Ciro. Ma scusi, segretario, forse è spento il suo microfono. Ah sì, allora, Campanella Ciro, deve dire se è favorevole, contrario o astenuto. Favorevole? Ah. Carbone Adriano Vincenzo, Giuffreda Angelica, Giuffreda Massimo, Di Bari Marco, Di Staso Vincenzo. Fabrizio Maria Teresa, Faccio Russo Antonia Vera Chiara, Fatone Raffaele, Fresca Giulia, Iacoviello Michele, Marasco Davide, Paglione Michele, Principe Gaetano, Riganti Francesco, Rinaldi Libera Liliana, Schiavone Francesco, Sventurato Giovanni, Titta Giovanna, Totoro Gianluca,
Trigiani Lucia, Valente Maria Teresa, Valentino Maria Rita. È stata approvata ad un'unanimità. Ora volete dichiarare l'immediata esibibilità? Sì. Allora faccio una proposta per non fare di nuovo l'appello. Se siete tutti unanimi, alzate la mano, facciamo prima. Benissimo, siete tutti unanimi anche l'immediata esibibilità. Grazie. Passiamo adesso alla trattazione dell'ultimo, cioè del penultimo punto all'ordine del giorno, ovvero mozione presentata dalla minoranza ai sensi dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio Comunale e dell'articolo 39,2 del TUEL. Rispetto a questo, rispetto alla trattazione del punto quinto, vorrei che il punto quinto venisse riunito al punto sesto, di cui ho disposto l'integrazione. Questo ai sensi dell'articolo 28,3, che prevede, quando ci sono più mozioni relative a fatti ed argomenti identici o strettamente connessi, che questi siano oggetto di una sola discussione. Quindi una scelta doverosa da parte mia, riunirli in un unico punto all'ordine del giorno. Detto questo, voglio anche darvi un'altra comunicazione, che ho chiesto un parere al segretario generale circa la questione dell'incompatibilità sollevata dall'ingegnere Giovanni Rotice, e in riferimento a quella che è stata la mia richiesta, il segretario generale ha ritenuto, sto leggendo quello che è il suo parere, che non sussistono le circostanze ostative di incompatibilità disciplinate dagli articoli del TUEL 61 bis e 63, comma 1 e 2, e nei confronti dell'ingegnere Giovanni Rotice per ricoprire la carica di sindaco del comune di Manfredonia. Questo è il parere che mi ha rilasciato il segretario generale. Non so se qualcuno vuole una copia, è possibile che poi venga distribuita. Diamo inizio alla discussione e all'illustrazione delle mozioni da parte dei proponenti. Quindi prendono parola i primi firmatari, o comunque i proponenti, dell'una mozione e dell'altra. Sì, vuole intervenire lei, consigliere Principe? Ne ha facoltà. Allora, la questione della incompatibilità afferisce al rispetto di disposizione del testo unico degli enti locali e segnatamente l'articolo 63 e poi vedremo anche l'articolo 61. Si tratta di questioni, diciamo così, non di ineleggibilità, ossia che non impediscono o non inficiano, non mettono in discussione l'elezione legittima del sindaco, ma riguardano motivi di incompatibilità che, a nostro parere e a parere della legge, vanno risolti nei tempi, almeno nei tempi che il Consiglio Comunale potrà dare. Prendo atto del parere del segretario generale, anche se è un parere senza argomenti, lo prendo nelle conclusioni, e dice che è favorevole, però non ho capito perché è favorevole, però prendo atto. È un parere favorevole. Lei deve limitarsi adesso a illustrare la mozione. Io ho bisogno di riprendermi. Io posso interromperla se lei viola quello che è il regolamento. No, il regolamento prevede che lei debba illustrare la mozione e lei invece sta facendo delle considerazioni sul parere del segretario. Quindi torni in linea con il regolamento. Ha dato adesso il parere del segretario, io ne prendo atto e lo commento. Detto questo, abbiamo, all'esito della lettura delle dichiarazioni del sindaco attraverso una dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio depositata, di cui abbiamo preso atto successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale, abbiamo depositato un documento che aveva già prospettato i motivi di incompatibilità. Documento che sollecitava il segretario
comunale anche ad attivarsi perché venisse contestato. Il segretario ci risulta anche dalla premessa alla seconda mozione che ha formulato e chiesto al sindaco dei chiarimenti, chiarimenti che sono arrivati recentemente, venerdì scorso, credo, il 14, all'esito del quale avete presentato, la maggioranza ha presentato un'altra mozione di senso favorevole. Ora, quali sono i punti in questione, dicevo? Sono due sostanzialmente, una è quella della società di calcio e l'altra è quella di un appalto in corso. L'articolo 61 del testo unico, del 63 del testo unico, dice che non può ricoprire la carica di sindaco presidente della provincia, la carica di sindaco, colui che come titolare amministratore, lasciamo stare le altre ipotesi, apparte direttamente o indirettamente in servizi o appalti nell'interesse del comune. Quindi in sé non è... Consigliere, la richiamo, deve illustrare la mozione. Lei è un proponente, o almeno ha chiesto di parlare. Tanto la mozione, se vuole che la leggo, ma la sto illustrando. Si limiti, siccome ho notato altri riferimenti a quello che è stato il parere del segretario, si limita a illustrare. Prego. Allora, dicevo, chi ha una... non è in sé il fatto di essere presidente della società di calcio. Il problema è che quella società di calcio ha un appalto in corso con il comune, ovvero ha la concessione per 15 anni di una struttura per la quale la società di cui lei era, oggi posso dire era presidente, ha assunto l'obbligo di realizzare lavori per 1.800.000 euro. Quindi sostanzialmente questa società è obbligata nei confronti del comune a realizzare, quindi il comune è controllore, è il soggetto che pretenderà il rispetto e pretende il rispetto di quell'adempimento. Quindi è qui questa incompatibilità. Allo stesso modo, lei ce l'ha perché non è solo perché era presidente, ma è anche socio al 50% di quella società attraverso una sua partecipata, cioè una società che ha, di cui la sua società Gianni Rodici SRL è socio unico, quindi c'è una presenza anche come socio indirettamente. Ciò che la legge interessa è proprio il fatto di chi beneficia dell'appalto. L'altra situazione è quella relativa a quell'appalto di cui aveva parlato combinazione proprio i giornali anche nelle settimane precedenti, evidenziando appunto questa sostanziale identità tra sindaco del comune che affida l'appalto e soggetto esecutore dell'appalto. Anche qui sarebbe stato sufficiente, era sufficiente ed è sufficiente dismettere, recedere da quell'appalto. Non c'era bisogno di fare operazioni sull'assetto societario a nostro avviso, l'importante era che da questi due appalti ne potesse e ne dovesse uscire. Per quanto riguarda, e quindi abbiamo posto questa questione e le abbiamo chiesto chiarimenti, abbiamo visto dalla documentazione che c'è stata inoltrata il 14, cioè venerdì scorso, abbiamo visto che nel frattempo ci sono state delle situazioni nuove rispetto anche alle misure camerali, dalla quale risultava fino al 28 una situazione diversa, ossia la persistenza di questi suoi ruoli, sia di presidenza che di soggetto, di socio di questa società. Il 26-11, il 26 novembre abbiamo detto che ha dato le dimissioni. Dimissioni della squadra di calcio, della società Manfredonia Calcio 1932. Dimissioni ratificate il 20 dicembre. A 28 dicembre ancora non risultava, però oggi prendiamo atto che quindi nel frattempo lei ha dato le dimissioni da questa società, non c'è più, c'è un altro presidente che è il signor D'Alba. Ora, al di là delle dichiarazioni che ha fatto, certo è che questa dichiarazione in una qualche maniera stride poi con alcuni comunicati ufficiali della stessa società che fino al 18 dicembre la portavano come presidente. Ci sono foto nelle quali lei incontra anche il presidente regionale della Lega Calcio Dilettanti, in cui come presidente incontra e discute di alcune cose, ma ci interessa poco adesso diciamo così il contrasto con la dichiarazione che ha fatto a suo tempo. Ci interessa il fatto che oggi, diciamo così, lei non è più presidente, ha rimosso questo aspetto, non ha rimosso però ancora la questione relativa alla qualità sostanziale di socio di cui indirettamente è di questa società
Manfredonia Calcio 1932 attraverso una sua partecipata. Quindi è stato fatto molto, ma non è stato fatto abbastanza. Quindi a nostro avviso l'incompletezza sussiste ancora. Alla stessa maniera per quanto riguarda l'appalto dei lavori ad Ippocampo, diciamo così genericamente. Solo il 27 dicembre lei ha fatto un'istanza di recesso dall'ATI, che è titolare di questo appalto. In questo caso lei dice, ma io non sono legale rappresentante di questa ATI, perché il legale rappresentante della capogruppo è CCC. Riteniamo che questa sia infondata questa tesi, perché si tratta comunque di un appalto, l'appaltatore in questo caso è plurale, ci sono due soggetti, uno al 51% e lei al 59%, al 49% con la sua società, e quindi sostanzialmente andava fatto il recesso. E l'incompatibilità c'è perché lei è socio di questa, socio, lei è parte di quest'ATI, anche se è mandante e non è capogruppo. Quindi sostanzialmente si è mosso in ritardo solo a seguito delle nostre sollecitazioni, ha inviato il recesso. Questo recesso è stato comunicato da CCC solo il 10 gennaio scorso al Comune, ma CCC che dice? Dice Gianni Rotici SRL ha chiesto il recesso, glielo comunico, nel contempo io le chiedo di arrivare a una risoluzione del contratto, quindi risolviamolo questo contratto, eliminiamo ogni problema, noi rinunciamo anche eventuali danni, eventuali riserve, però la situazione è ancora questa, cioè ad oggi non è un atto recettizio, mentre le dimissioni da una società, una SRL hanno efficacia immediata, qui c'è bisogno dell'accettazione del CCC o comunque dell'autorizzazione del Comune, che ad oggi non è ancora arrivata, quindi ad oggi lei sostanzialmente è ancora in una compagine associativa, ossia ancora appaltatore per il 49%, almeno la società di cui lei è socio, e quindi sostanzialmente deve essere ancora definita la questione. Quindi quello che le chiediamo, e chiediamo al Consiglio Comunale comunque di contestare questa circostanza e dare al sindaco la possibilità di risolvere in maniera definitiva anche questo problema, che non può essere risolto con la modifica dell'assetto societario, perché per quanto lei si sia dimesso da legale rappresentante e amministratore unico della sua società, è ancora socio all'80% e quindi sostanzialmente detiene ancora la maggioranza delle quote. Quindi c'è quella, diciamo, posizione sostanziale di appaltatore, e ne può, in questo caso entra diciamo così, viene richiamato l'articolo precedente, l'articolo 61, che prende in esame i casi in cui c'è la parentela con appaltatori fino al secondo grado, ossia ascendenti e discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado. Quindi il fatto che lei abbia nominato suo cognato come presidente della società o suo figlio come amministratore, non fa venir meno questa incompatibilità anche ai sensi dell'articolo 61. Quindi in conclusione, noi vogliamo che lei continui a fare il sindaco e glielo diciamo sinceramente, ma riteniamo che debba essere fatto nel pieno rispetto delle regole, e le regole sono queste, quelle per cui bisogna eliminare ogni fonte di incompatibilità, ogni rischio che ci possa essere identità tra soggetto controllore e soggetto controllato. La legge vuole un'assoluta imparzialità degli amministratori, del sindaco, degli assessori e degli stessi consiglieri ai quali si applica anche questa situazione. Quindi null'altro su questo tema se non... E quindi noi chiediamo sostanzialmente, sottoponiamo uno schema di delibera volta a un pronunciamento per il quale si debba contestare al sindaco ancora la sussistenza di queste situazioni di incompatibilità e dare allo stesso un termine per poterlo rimuovere. Grazie. Grazie. Grazie consigliere Principe. Può adesso... Sì, ne ha facoltà consigliere Di Staso. Sì, provvedo a illustrare la mozione
con la relativa proposta di deliberazione presentata quale primo firmatario, avente ad oggetto la questione della richiesta di contestazione al sindaco Gianni Rodice delle condizioni come previste dall'articolo 63 e 61 del TUE. Il tempo a disposizione non è tanto e quindi facciamo una piccola ricognizione degli aspetti che riteniamo assolutamente insussistenti relative alla richiesta di contestazione al sindaco. Faccio mente locale, parliamo di due contestazioni. Una relativa alla questione del Manfredonia Calcio e una alla questione relativa di un appalto. Per quanto riguarda la questione del Manfredonia Calcio, penso che sia abbastanza lapalissiano l'aver chiarito in tempi non sospetti la totale insussistenza di qualsiasi condizione di incompatibilità come contestata, perché ovviamente il sindaco più che tempestivamente in data 26 novembre 2021 ha prodotto la sua dimissione irrevocabile dalla società Manfredonia Calcio e di conseguenza nulla può far ritenere sussistente la condizione di incompatibilità così come contestata, che ovviamente è opportuno precisare che non dobbiamo considerare qualsiasi tipo di collegamento da parte del sindaco con degli appalti o dei contratti intercorrenti con la pubblica amministrazione, la fattispecie col comune di Manfredonia, ma dobbiamo considerare soltanto quello che l'articolo 63 invocato parla pedissequamente della condizione di titolare, amministratore, dipendente con potere di rappresentanza o di coordinamento. Noi dobbiamo considerare queste fattispecie, non altre, non qualsiasi tipo di rapporto di collegamento anche occasionale che uno possa avere con il comune di Manfredonia. Facciamo chiarezza su questo aspetto e noi riteniamo importante e determinante. Risolta la questione della presunta incompatibilità col Manfredonia Calcio, che ovviamente al nostro sommesso parere è stata abbastanza pretestuosa, ma questo andiamo oltre. Per quanto riguarda la questione dell'appalto con il comune di Manfredonia, riguardante i lavori effettuati sulle cosiddette dune, dobbiamo far riferimento a quello che abbiamo detto poc'anzi, ovvero qui parliamo di un contratto di appalto che è intercorso non con la società Gianni Rodice o Rodice SRL, ma con un ATI. Mi fa specie che chi ha avanzato questa contestazione è stato così solerte nell'acquisire la documentazione a sostegno della stessa e gli è sfuggito di fare una semplice visura, perché è un atto pubblico, di come sia stata costituita quest'ATI. Perché dall'atto di costituzione dell'ATI si evince chiaramente che la Gianni Rodice SRL non ha assolutamente in quest'ATI la qualità di mandataria. Lo diciamo per i comuni mortali, di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando che, già che l'articolo 63 parla di titolare e amministratore, è ovvio che chi era titolare e amministratore nel rapporto intercorso con questo contratto di appalto con il comune di Manfredonia è la CCC SPA, e questo risulta da atto pubblico e nessuno lo può negare. Quindi i rapporti relativamente a questo appalto sono stati gestiti con quest'ATI così come determinata dall'atto pubblico, e precisiamo altresì, documentazione sempre pubblica, stiamo parlando di un appalto che già nel 2020 è stato praticamente definito con il pagamento di tutte le somme dovute per i lavori che sono stati effettivamente eseguiti. C'è una questione ben nota che è stata evidenziata nello stesso articolo di giornale richiamato in chi ha fatto quella mozione, ovvero sia si faceva riferimento al blocco di questi lavori. Questi lavori non sono stati completati perché manca a tutt'oggi un parere regionale. Questi lavori non potranno mai essere completati allo stato attuale. I lavori che sono stati effettuati sono stati regolarmente corrisposti. In più, ad onor del vero, per andare diciamo sul sicuro, con
Il recesso della Gianni Rotici SRL si è risolto qualsiasi rapporto relativamente a quest'ATI. Di conseguenza la Gianni Rotici SRL non ha nessun più rapporto nell'ATI, viene meno qualsiasi rapporto anche per quanto riguarda il discorso dell'appalto in questione. Il recesso in questo caso, mi permetto di evidenziarlo, per quanto riguarda il rapporto tra la Gianni Rotici e la CCC, ha valore recettizio. Ovvero sia, la CCC non può rifiutare il recesso fatto dalla Gianni Rotici. Quindi, chiuso il rapporto della Gianni Rotici con l'ATI, non c'è nessuna ragione di alcuna incompatibilità. Ribadisco altresì che i lavori in questione sono stati regolarmente corrisposti per quello che è stato effettivamente realizzato. In più, a maggior onore di quello che è stato precedentemente articolato e richiamato nella nostra mozione, si fa riferimento ad aspetti documentali da cui si evince che, pur stando quelle condizioni e non essendovi dovuto, il sindaco ha fatto una cosa per andare oltre, per dimostrare effettivamente e concretamente la sua totale assenza di interesse anche potenziale in qualsiasi questione che attenga alla società Gianni Rotici SRL, con un discorso attinente alla questione societaria, cioè è stato praticamente non più un socio unico, c'è stata una divisione delle quote societarie e in più non è più neanche amministratore di questa società. Quindi queste evidenze fanno rilevare che la situazione di compatibilità, come contestate nella mozione presentata dalla minoranza, sono assolutamente inconsistenti, prive di qualsiasi riscontro, smentite documentalmente da atti che hanno valore oggettivo, di cui non possiamo discutere assolutamente né dare interpretazioni divergenti da quello che ci possa suggerire il portato normativo. Pertanto concludo con l'illustrazione della nostra mozione. Grazie. La ringrazio, consigliere Di Staso. Terminata l'illustrazione delle mozioni, ci sono consiglieri comunali che vogliono intervenire nella discussione? Se ci sono consiglieri possono prenotarsi. Non ci sono interventi? Vuole intervenire? Consigliere Fresco? Sì. Consigliere? Del Giuffreda? Che non è una. Sì. Ci sono altri consiglieri? Lucia Trigiani. Ci sono altri interventi? Consigliera Fabrizio, Maria Teresa. Va bene. Sì. Prego, consigliera. Le rammento che ha un tempo massimo di 5 minuti per il suo intervento. Bene, grazie. Sarò molto, molto breve, molto sintetica, perché vorrei soltanto evidenziare alcuni aspetti. Intanto l'aspetto della forma formale, perché in quanto noi abbiamo portato in discussione la mozione al punto 5 degli accapo della convocazione e poi immediatamente si è passato alla 6 senza chiudere la 5. E anche la 6... Scusi, consigliera Fresca, non so, lei forse non era attenta, ma io ho riunito i due punti ai sensi dell'articolo 28, quindi non c'è stato un passaggio dalla mozione 5 alla 6, bensì una riunione. Se mi consente di completare però almeno il discorso, Presidente, perché altrimenti devo dire, le scuole elementari le ho fatte molti anni fa. Se lei dice qualcosa di scorretto io devo intervenire. Va bene.
Quindi, atteso questo, volevo soltanto richiamare ad un aspetto riguardante la responsabilità solidale nelle ATI. Ora, io faccio l'ingegnere nella vita, non sono titolare di impresa, però insomma, ho lavorato con aziende e mi occupo anche di questi sistemi, di questi concetti. E quanto è stato espresso dall'avvocato di Staso, al consigliere di Staso, richiama molto più ad una gestione di appalto e subappalto, mentre invece dobbiamo ricordarci che stiamo parlando invece di una responsabilità solidale che c'è nelle associazioni temporanee di impresa e quindi con vincoli ben precisi. Quindi volevo soltanto evidenziare questo richiamo che è riportato naturalmente dalle norme, ci sono naturalmente sentenze di Corte Costituzionale e quant'altro, perché spesso si tende a richiamare quelle che sono le composizioni delle aziende, delle associazioni temporanee di imprese, passatemi il termine, modificandole nei contenuti, quindi formali, ma sostanzialmente rimangono invece in essere delle responsabilità. Tant'è vero che le associazioni temporanee di imprese vengono fatte proprio sulla scorta di competenze specifiche che hanno le imprese associate, appunto, e non diversamente. Pertanto noi riteniamo, e ribadisco quanto già stato espresso dal consigliere Principe, non stiamo facendo la guerra a nessuno, c'è soltanto un richiamato ed accorato appello al ripristino di quelle che sono le legalità. Se poi ci sono state delle dichiarazioni al 2 di dicembre che sono state rese e ancora delle cause non erano state eliminate, quelle non saremo noi certamente a doverne verificare, faremo certamente istanza, così come è già stato interessato il prefetto in questa circostanza, ed eventualmente poi ci saranno delle responsabilità in essere a chi ha prodotto in quella data tale dichiarazione. Noi stiamo soltanto chiedendo, dando, offrendo in qualche modo la disponibilità ancora di un'attesa, un tempo di attesa, affinché queste ulteriori cause di incompatibilità ancora esistenti possano essere risolte. Tutto qua. Grazie. Ringrazio la consigliera Fresca. Può intervenire la consigliera Ciuffreda Angelica. Allora, buonasera a tutti, buonasera al sindaco, assessori, colleghi consiglieri e a chi è collegato con noi da casa. Sarò molto breve e diretta. Partiamo dal presupposto che, alla luce della documentazione che è stata allegata alla mozione del 14 gennaio, appare evidente che le cause di incompatibilità che sono state mosse nei confronti del sindaco appaiono insussistenti, quindi infondate. La questione presentata dall'opposizione è una manovra politica di dubbia efficacia, tra l'altro, perché insinuare che il sindaco sia incompatibile con la propria carica basandosi su degli atti che non hanno riscontro risulta essere una scorrettezza. Il lavoro che abbiamo da fare è tanto, si sta facendo da quando il sindaco si è insediato all'interno del comune, i temi da affrontare sono altrettanto complessi e motivo per cui questo clima ostile deve cessare di esistere e per far sì che dal prossimo consiglio comunale si inizi finalmente a trattare di temi importanti sia per il bene della città che dei cittadini stessi. Concludo, grazie per l'attenzione. Prego, la consigliera Treggiani ha facoltà. Sì, un attimo. Ok. Grazie Presidente, buonasera Sindaco, Segretario, Giunta, colleghi consiglieri. Finalmente ho il piacere e l'onore di salutare e ringraziare personalmente i cittadini qui presenti e a casa che attraverso il loro voto hanno eletto democraticamente questo Consiglio Comunale. Rivolgo
a questa assemblea e a tutti i presenti il mio intervento affinché si faccia chiarezza, senza lasciare alcun minimo dubbio sulla legittimità dell'elezione del nostro sindaco Gianni Rotice. A fronte della mozione presentata dai consiglieri di minoranza sull'eventuale ineleggibilità e di incompatibilità del sindaco, mi preme fare chiarezza sui punti citati da questi ultimi. Il primo, l'opposizione, non si sente bene, aspetta. No, perché sento che va e viene. Allora, il primo, l'opposizione denuncia che l'allora presidente e legale rappresentante della società dilettantistica del Manfredonia Calcio 1932, l'ingegnere Gianni Rotice, nella data del 29 ottobre 2021, e tenete a mente la data, sottoscriveva con il comune di Manfredonia, a seguito di gara, un contratto con il quale veniva affidata a codesta società la concessione del campo comunale per valorizzarlo e gestirlo. E tengo a precisare che l'importo di 1.815.000 euro stabilito in sede di gara non è altro che la somma di cui la società si faceva carico di impegnare nel realizzare opere di valorizzazione, rinnovamento e rifacimento dello stadio Miramare per poterne usufruire a livello calcistico e sportivo, evitando così l'inagibilità, la chiusura dello stesso per inagibilità. Quindi la somma sopracitata non è un compenso che la società deve ricevere, ma bensì garantire. Questo deve essere chiaro, perché non possiamo prestarci al gioco degli equivoci. Tutto questo accadeva il 29 ottobre. Il 21 novembre 2021 i manfredoniani eleggevano democraticamente il sindaco nella persona di Gianni Rotice. Fino a quel momento nessuno sapeva chi sarebbe stato insignito di quella carica, neanche lo stesso Rotice e presumo neanche il suo competitor. Bene, il neoeletto, subito dopo la sua proclamazione, e prima della dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità del 2 dicembre, il 26 novembre 2021, esattamente pochissimi giorni dopo, presentava le sue dimissioni irrevocabili, e quindi qui non c'è più nulla di cui discutere, dalla carica di presidente e componente del consiglio di amministrazione della Manfredonia Calcio. Questo avveniva il 26 novembre, ripeto. Il consiglio di amministrazione, ovviamente della Manfredonia Calcio, si riuniva quasi un mese dopo, ma ovviamente non conosciamo le motivazioni del ritardo, però siamo a conoscenza delle difficoltà del periodo che definirei storico e che tutta l'umanità sta attraversando. Quindi una delle cause che avrebbe potuto impedire la tempestività di questa riunione del Consiglio potrebbe essere anche imputata al Covid. Ma sta di fatto che nel momento in cui si sono riuniti non hanno fatto altro che prendere atto delle dimissioni irrevocabili del 26 novembre, ufficializzate il 26 novembre. Quindi io credo che la questione la possiamo chiudere qui, perché non sussiste l'incompatibilità. Al secondo punto, l'opposizione, a me preme chiarire questa cosa, perché io voglio che tutti capiscano, non è rivolto a voi, ma sicuramente chi ci segue da casa vuole avere un chiarimento un po' più... Ecco. Certo. Va bene, nella dichiarazione di voto, Presidente, ci impiegherò 30 secondi, va bene? I 3 minuti, 30 secondi. Allora, l'opposizione ribadisce l'incompatibilità sull'appalto per la ricostruzione della duna in località Ippocampo. Cercherò di essere breve e venire subito al punto.
Queste opere sono state ultimate da ben oltre 2 anni, per il 97%, e che lo stesso ingegnere Rotice non era il mandatario e l'amministratore nell'ATI, e di fatto in data 23 dicembre 2021 comunicava la CCC SPA, mandataria dell'ATI, il recesso dalla stessa e la revoca del mandato, proprio per evitare un qualsiasi coinvolgimento nell'eventualità che il lavoro restante, pari al 3% delle residue opere, possa riprendere. Come sono stata elastica nei vostri confronti, devo essere anche elastica nei loro, altrimenti questa non è imparzialità. Certo, sono stata elastica nei vostri confronti. Sono stata elastica, mi sono limitata a richiamarvi al rispetto, ma a nessuno ho mai tolto la parola. E questo devo anche fare nei confronti della maggioranza. Per cui la richiamo nuovamente ad avviarsi alla conclusione. Ok, quindi anche qui, avendo comunque comunicato avendo fatto il recesso dalla stessa, la revoca del mandato, quindi non sussiste più l'incompatibilità. Il terzo punto non è meritevole di nessuna attenzione, attesa l'inconsistenza del contenuto, tuttavia trarrò anche qui una mia personale considerazione. L'ingegnere Gianni Rotice non è più socio unico della Gianni Rotice SRL e riveste il ruolo di sindaco a tempo pieno, assolvendo i propri compiti. Consigliera, mi scusi, il tempo è stato raggiunto. Va bene. Fabrizio, si era prenotata la consigliera. Fabrizio, può intervenire? Le rammento che il tempo è di 5. Sì, massimo 5 minuti. Doveva prenotarsi originariamente, la richiamo all'attenzione, però, di Bari. Posso? Ok. Della insussistenza e dell'incompatibilità del nostro sindaco, così come denunciato da tutta la minoranza, noi ne siamo certi. Al tempo stesso si è certi dell'ipocrisia anche fuori tempo dell'opposizione. Infatti, dopo aver perso l'attimo per sollevare la questione nel primo consiglio, previsto proprio per l'insediamento degli eletti e per la verifica delle loro compatibilità a rivestire tale ruolo, fa celebrare un inutile e dispendioso consiglio per la comunità manfredoniana. In tal modo mostra il vero volto di un'opposizione preconcetta e arrabbiata, contraddicendo le vuote affermazioni di buona volontà di voler partecipare alla vita dell'istituzione con spirito leale e costruttivo. L'opposizione, a mio parere non tutta, se avesse avuto modo di conoscere i retroscena personali della questione, avrebbe assunto una posizione più intelligente e respinto ogni desiderio di rivalsa politico quasi personale. In tal modo si dimostra di non aver rispetto per la volontà dei cittadini che democraticamente e perentoriamente hanno deciso di voltare pagina eleggendo Gianni Rotice alla carica di primo cittadino. Ma pensate veramente che i nostri concittadini, con tante difficoltà quotidiane, abbiano voglia di perdere tempo dietro simili attacchi strumentali al sindaco e alla sua maggioranza? Siete certi di non animare solamente i vostri gladiatori e il vuoto chiacchiericcio da bar? E l'ipocrisia diventa spudoratamente pochezza quando in modo poco deontologico si viene ad apprendere che l'affondo proviene proprio dalla PEC dello stesso vecchio avvocato del sindaco, che sembrerebbe approfittare di un rapporto professionista-cliente per creare una fantomatica quanto inconsistente mozione di incompatibilità.
non scendo nel tecnicismo normativo in quanto già lungamente esposto dal mio collega Vincenzo Di Staso, ma mi preme portare l'attenzione che dovremmo utilizzare questi autorevoli banchi per questioni di interesse pubblico. Ritengo fallimentare andare alla ricerca di fantasmi da proporre ai cittadini al posto di soluzioni ai loro problemi. È poco edificante, considerata l'insussistenza della richiesta di decadenza del sindaco, partecipando a questi teatrini della parodia politica che poco manifestano incisività all'azione amministrativa. Mi chiedo, davvero questo è il ruolo che la minoranza ritiene di svolgere per i prossimi 5 anni? Il concreto aiuto che i cittadini chiedono a voi come consiglieri di minoranza si tradurrà semplicemente in un tritacarne mediatico a colpi di incompatibilità? Proverete a scalzare figure magari scomode per qualcuno, le quali operano a stretto contatto con la maggioranza? È frustrante difendersi da vili attacchi, considerando che il neo sindaco ha rinunciato all'intero compenso per i prossimi 5 anni e soprattutto svolge il suo operato a sue spese, senza un'auto a disposizione e senza autisti al seguito. Quale altra prova di abnegazione dovrebbe espletare ai vostri occhi prima di chiedervi di utilizzare il vostro tempo per scopi più fattivi? Concludo. Ritengo diversamente sia necessaria una conclusione celere, evitando di addossare a terze persone nel futuro che operano per la comunità pensieri di siluramenti impropri, dando vita ad ulteriori insuccessi nell'obiettivo di modificare lo stato attuale della compagine amministrativa, che risulta unita e solida, facendo ricadere esclusivamente sui cittadini le fuorvianti aspettative che mai si realizzeranno. E da questi banchi noi ne abbiamo certezza. Grazie mille. Ringrazio la consigliera Fabrizio per il suo intervento. Si era prenotato, gli ho consentito, però mi deve spiegare prima le ragioni. La consigliera Fabrizio ha fatto espresso riferimento al rapporto professionale intercorso per lunghi anni in passato tra l'ingegner Rotice e il sottoscritto, accusandolo anche di mancata deontologia professionale. Un'affermazione gravissima, lesiva della persona e del professionista e anche diffamatoria, per cui se ne assume tutte le responsabilità, del resto facendo eco a una simile espressione detta anche dal sindaco in una conferenza stampa, sulla quale ho voluto sorvolare per non personalizzare le questioni, ma visto che la consigliera Fabrizio torna sull'argomento, i documenti messi allegati alla istanza, alla mozione, consigliera Fabrizio, sono tutti tratti dal sito del Comune, a cui anche lei può accedere e scaricare. Ne è stato scaricato solo uno, ma sono scaricabili tutti. Quindi gli unici documenti posti alla base della mozione sono documenti scaricati dal sito comunale e poi da un giornale che peraltro ha sostenuto molto fortemente la candidatura dell'ingegner Rozzi durante la campagna elettorale, per cui non può essere sospetto di partigianeria, dove si dice espressamente che il sindaco era anche appaltatore di quell'appalto. Ora, ripeto la questione, qui non si tratta di alcun problema. Questa è la spiegazione delle sue ragioni. Io ritengo che queste ragioni non siano ammissibili. Allora, queste sono ragioni, credo, fin troppo ammissibili. Se lei può anche avere delle opinioni, ma deve avere anche, come dire, il rispetto delle posizioni che si rappresentano. Dopodiché, io non ho da aggiungere altro, ripetere quello che ho già detto. Dall'altra parte, i consiglieri hanno ribadito la fondatezza delle loro posizioni, noi abbiamo ribadito la nostra, abbiamo
diciamo così, un'opinione diversa dal punto di vista anche giuridico sulla sussistenza o meno, ma ribadisco a chi non l'ha capito dall'altra parte che l'obiettivo non è delegittimare nessuno, ma mettere in condizione il sindaco di operare nella maniera più trasparente e nella maniera più imparziale, mettendosi in queste condizioni. Riteniamo che l'ha risolto in parte, ma non l'ha risolto del tutto. L'articolo 51 per fatto personale prevede che quando il Presidente dichiari inammissibile le ragioni sostenute, sia il Consiglio a dover decidere senza discussione. Per cui, c'è l'intervento del consigliere di pari. C'è il Consiglio deve decidere senza che ci sia discussione. A termine... Avevo detto che non era ammissibile per me, non sono ammissibili per me queste ragioni. Può intervenire il consigliere. Un attimo. Silenzio, potessero dire. Sì, grazie Presidente, Sindaco, Assessori, Consiglieri. Sarò brevissimo. Rivolgo il mio pensiero riguardo la mozione circa la presunta incompatibilità del Sindaco Gianni Rotice. In particolar modo mi riferisco all'intervento della collega consigliera Fresca, la quale ha parlato durante il suo intervento di obbligo solidale. La questione della solidarietà non ha alcuna attinenza con la rappresentanza intesa come presupposto normativo che determinerebbe la incompatibilità ex articolo 63 tuel. La norma è chiara, è abbastanza chiara: solo chi ricopre una determinata qualità ex articolo 63 può determinare un'incompatibilità, non chi è legato da un vincolo di solidarietà. Ho finito, grazie Presidente. La ringrazio consigliere. Dichiaro chiusa la discussione. Consiglieri, se vogliono possono intervenire per dichiarazioni di voto. Sempre questo problema del microfono. Ci sono consiglieri che vogliono intervenire per dichiarazione di voto? Se ci sono possono prenotarsi. Alzi la mano. Sì, può intervenire. Mi scusi, io non gli ho dato la parola e adesso ci sono le dichiarazioni di voto. Quando ho riunito le due mozioni, quindi non sono contrarie, sono su argomenti strettamente connessi tra di loro. Certo, votiamo, certo, però non vi accalcate tra di voi, perché sicuramente il termine maestrino è un termine altamente offensivo della figura del Presidente, un termine per cui potrebbero essere presi dei provvedimenti, quindi la invito a moderare il suo comportamento. Assolutamente offensivo. Sì, certo, si voterà la mozione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, un'unica mozione. Sì, ma la discussione è unica, quindi prevedo che vi sia soltanto una votazione per questioni di economicità temporale, perché l'una escluderebbe l'altra, quindi per questioni... Certo, sicuramente ve lo dico, l'ho appena detto. Detto, dobbiamo votare sulla mozione, sull'insussistenza delle cause di incompatibilità, per cui su questo ci saranno... Mozione? Intervenga per mozione d'ordine. Silenzio. Mozione d'ordine. Sì, io suggerisco questa cosa.
Mozione d'ordine ovviamente deve richiamare la legge, il regolamento, lo statuto quando fa una mozione d'ordine. Questo prevede il regolamento. Quindi qual è la legge, qual è il regolamento, qual è lo statuto, lo ripeto. Certo, ma per proporre una mozione d'ordine che è relativa, lo ripeto, ma è una mozione d'ordine, ha detto che ha appena presentato una mozione d'ordine, non è un suggerimento. La mozione d'ordine è sulla la procedura delle discussioni e delle votazioni, ma... ...andamento dei lavori. Lei sta dicendo facciamo un'unica discussione, abbiamo detto sì. Dopodiché le mozioni restano due. Dopodiché ritengo che si debba mettere ai voti la prima mozione, magari bocciandola dalla maggioranza, e la seconda mozione, magari facendola approvare, e si chiude la discussione. Questo credo che sia la posizione più lineare, che supera ogni difficoltà. Già scelto qual è la mozione che dobbiamo sottoporre a votazione, l'ho già scelta, per questioni di economicità di tempo. Già è stata scelta, quindi si proceda. Sono due punti che sono stati riuniti. Ah. Lei, dove è previsto che il voto sia disgiunto? Deve richiamare l'articolo dello statuto, del regolamento. Ci sono. Allora, lei ha presentato una mozione d'ordine. Quando viene presentata una mozione d'ordine si esprime un consigliere a favore ed uno contrario e poi si procede con la votazione. Per cui... C'è qualche consigliere che vuole intervenire contro? Cioè, ha presentato una mozione d'ordine circa la procedura della votazione? Ora può esprimersi un consigliere a favore e uno contrario, altrimenti si procede con la votazione. Lì può intervenire consigliera Valente? Allora, io mi esprimo a favore della mozione presentata dal collega Principe, perché è vero che le due mozioni presentate oggi riguardano lo stesso argomento, ma sono esattamente contrarie tra di loro, sono opposte tra di loro. Quindi noi vogliamo votare, ovviamente, e vogliamo fare le dichiarazioni di voto, ma quando andiamo a votare cosa votiamo? Perché l'incompatibilità, ok, ma poiché sia... un gruppo che un altro ha presentato una mozione che riguarda l'incompatibilità, nel momento in cui andiamo a votare, cosa stiamo votando? Che siamo favorevoli a portare avanti la questione dell'incompatibilità o siamo contrari? Quindi io sono d'accordo col collega consigliere Principe sul fatto che in questo momento ci stiamo incartando su questa questione, perché non è chiaro cosa andiamo a votare. Stop. Un intervento contro? Non ci sono interventi contro? Sì. Un attimo. È attivo. Allora, Presidente, io faccio il mio punto della situazione. Essendo stata dichiarata chiusa la discussione, io mi riportavo semplicemente alla dichiarazione di voto per quanto riguarda la mozione presentata dal nostro gruppo e di conseguenza quella come io mi porto primo firmatario. Quindi, se mi è consentito, io faccio la dichiarazione di voto relativamente alla nostra mozione. Quindi io facevo solo questa precisazione, onde evitare ulteriori complicazioni sulla procedura della seduta. Tutto qui.
si può. Mi dica. Sì. Prego, si figuri. Propongo una sospensione di 2 minuti di fare una conferenza dei capigruppo per definire un attimino questa procedura, così magari definiamo chi cosa votare. Grazie.
Il consiglio... Che c'è? No, non, ho... non ce l'ho. Non c'ho la campanella. Prendiamo il Consiglio Comunale. A seguito della sospensione si è deciso di... Sì, si sì, ha già verificato il segretario. Si procederà ad un'unica dichiarazione di voto, ma verranno votate entrambe le mozioni, quindi ci saranno due votazioni. Però per quanto riguarda le dichiarazioni di voto sarà unica, per cui... C'è qualche consigliere, come avevamo detto, che vuole intervenire per dichiarazioni di voto? Ah, sì. Presidente, alla luce dei chiarimenti ritiro la mozione d'ordine. Va bene. Procediamo. Chi vuole intervenire per dichiarazione di voto? No. Ci sono altri interventi per dichiarazione di voto? Va bene, procediamo con le dichiarazioni di voto. Consigliere Schiavone ne ha facoltà, può intervenire. Sì. Ok, grazie. Allora, noi riteniamo di approvare favorevolmente la mozione presentata dal consigliere Gaetano Principe. E lo riteniamo perché, aggiungo due parole, probabilmente forse è meglio uscire fuori, sindaco, da questo trailer, altrimenti resta soltanto una questione personale e così non è. Per rispondere al consigliere Fabrizio, le diciamo soltanto una cosa: noi il 21 di dicembre non eravamo nelle condizioni di avere un quadro chiaro, perché soltanto il giorno successivo abbiamo letto la sua dichiarazione di incompatibilità, quella il 22 di dicembre. L'abbiamo vista soltanto pubblicata il giorno dopo, non era pubblica. Non c'è da parte nostra un mostro da battere, fatevene una ragione, non c'è un mostro da battere, c'è soltanto una città da difendere. Durante tutta la campagna elettorale abbiamo parlato di legalità, di trasparenza, probabilmente è arrivato anche il tempo di rendere il palazzo quanto più trasparente possibile. E lo abbiamo fatto a tutela di tutti, perché eventuali atti deliberati in maniera illegittima non soltanto avrebbero nuociuto a noi come opposizione, ma all'intera maggioranza e all'intera città. Per cui bene ha fatto il sindaco a produrre tutta quella documentazione che abbiamo letto. Evidentemente abbiamo colto nel segno se la Gianni Rodi SRL ha inteso recedere da quel contratto, e poi c'è stata questa interlocuzione con il comune di Manfredonia anche da parte del consorzio. È evidente che tutto quello che dice il consigliere Di Staso non risponde a verità, altrimenti il sindaco Gianni Rodice avrebbe continuato sulla sua strada e probabilmente non avrebbe ritenuto opportuno recedere da quel contratto. Però apprezziamo il gesto, ciò nonostante. E diciamo che continuiamo a contestare al sindaco Gianni Rodice, proprio ai sensi dell'articolo 69 del decreto legislativo 267, l'incompatibilità, perché per noi sussiste.
rispetto alla carica di sindaco del comune di Manfredonia, anche in relazione all'articolo 61,1 bis e all'articolo 63,1 e 2 e all'articolo del decreto legislativo 267. Io le invito, sindaco, a rimuovere qualsiasi tipo di incompatibilità nei tempi previsti dalla legge, perché durante la campagna elettorale i cittadini si sono staccati dalla vita politica per tante ragioni. Probabilmente dare un segnale che va in quella direzione ci aiuterebbe anche ad avvicinare i cittadini alla politica. Non possiamo più sbagliare, non possiamo più vivere nell'ombra. Per questo concediamo al sindaco Gianni Rodice 10 giorni di tempo, decorrenti dalla data della presente delibera di contestazione, per formulare osservazioni o per eliminare del tutto, sindaco, le cause di incompatibilità che secondo noi persistono ancora. Grazie. Ringrazio il consigliere Schiavone. Può intervenire il consigliere Di Staso. Grazie Presidente. Allora, io voglio fare una precisazione. Io non ho ancora compreso se l'oggetto della contestazione della minoranza è se sussistono delle condizioni di incompatibilità o se c'è una dichiarazione resa dal sindaco, che sono due cose diverse e separate. Perché la loro mozione, che io mi ricordi, ad oggetto la contestazione di cause di incompatibilità, e le cause di incompatibilità non sono uscite fuori il 2 dicembre, secondo quello che voi stessi dite, ma erano presenti già nel 2016, se è vero quello che voi dite. E perché avete aspettato il 23 dicembre? Perché avete aspettato il 27 di dicembre, alla vigilia del Consiglio Comunale del 28, per fare un esposto al prefetto? Per poi il 28 in sede di Consiglio Comunale fare la richiesta di mozione d'ordine. Perché? Perché non l'avete fatto prima. Anzi, le condizioni di incompatibilità sussistono addirittura quando c'è la candidatura, neanche quando c'è l'elezione. Ce la teniamo in serbo per uscirla fuori, per vedere, vediamo come ci va. Se perdiamo ci giochiamo il jolly. Vediamo che cosa succede. Perché qui, anche dall'ultima dichiarazione di voto che ho ascoltato, non è chiaro che cosa si vuole contestare. Perché se parliamo di incompatibilità, l'incompatibilità esisteva ben prima. I documenti da cui si evince l'incompatibilità, non ci interessa sapere francamente come sono stati acquisiti e perché. Lasciamo stare, stendiamo un velo pietoso. Perché io, se vado sull'albo online del Comune di Manfredonia e scrivo Gianni Rodice SRL, non escono i documenti che sono stati acquisiti telematicamente, come detto nella conferenza stampa di qualcuno. Perché quando ci conviene diciamo che l'hanno acquisiti i giornalisti, quando non ci conviene diciamo che l'abbiamo acquisiti dal sito del Comune, poi praticamente che facciamo? Presentiamo la mozione il 28, la protocolliamo il 29 e il giorno stesso facciamo una richiesta di accesso agli atti da parte del consigliere Massimo Giuffredi. E quali sono gli atti di cui chiediamo l'acquisizione? Quelli richiamati nella mozione d'ordine. E allora che facciamo? Non siamo neanche noi convinti delle nostre ragioni. Su che documentazione le inoltriamo? Evidentemente è soltanto un discorso per cercare di alzare polvere, vedere che cosa succede, fare un tentativo. Il tentativo va male, anzi c'è il cosiddetto effetto boomerang e bisogna prenderne atto. La precisazione di quello che abbiamo detto prima riguardante gli articoli giornalistici che hanno fatto questo scoop relativamente a queste condizioni di incompatibilità, anche questo tradisce le intenzioni, perché queste problematiche si sono verificate a ottobre del 2021. Se c'era questo discorso, allora evidentemente si potevano anche sollevare prima. Cioè, noi abbiamo fatto un consiglio comunale il 21, dove qualcuno qui in quest'Aula espressamente ha chiesto: ci sono contestazioni? E che cosa si è risposto? Che nessuno a quella data sapeva che esistevano quegli atti pubblici? Che lo siamo venuti a sapere dopo?
che l'articolo del giornale l'abbiamo tenuto nel cassetto. Non lo so se questa può essere correttezza. Andarlo a depositare, ripeto, il 27, per poi cercare di far entrare nel Consiglio del 28 che aveva tutt'altro oggetto. Poi ci lamentiamo che non vengono rispettate le procedure del regolamento. Ma vi è di più. Io penso che questa sia soltanto, come al solito, purtroppo, un prosieguo che penso finisca qui e ce lo auguriamo tutti, uno strascico, una scoria della campagna elettorale dove si agita sempre uno spauracchio della legalità. La legalità è una cosa seria e ne abbiamo pagato tutti quanti le conseguenze e sappiamo benissimo di quello che è successo e cosa la nostra comunità ha dovuto subire e sopportare per tutti questi anni. La legalità è una cosa che sta fuori da quelle che sono le contestazioni che oggi vogliamo portare come bandiera di qualcosa che sia illegale qua dentro, di illecito, di qualcosa che attiene addirittura al penale, è fuori luogo ed è anche offensivo, è diffamatorio. Ma la critica politica ci sta, non c'è problema, assolutamente. Però non possiamo dire... Ma io l'ho fatto giusto per provocare una discussione. La discussione politica non si va a provocare facendo prima la denuncia al prefetto e poi dire ma forse c'è una causa di incompatibilità, perché non la rimuovi? Però nel frattempo ho fatto l'esposto al prefettura. È come se dire al vicino di casa scusa puoi abbassare il volume, però ho già chiamato i carabinieri, ti ho già denunciato. Però puoi ancora abbassare il volume della radio, Faccio affidamento su di te. Ma che modo è? Questo significa praticamente anche adombrare che cos'è il concetto di legalità. Legalità è una cosa sacra. Mi avvio immediatamente alle conclusioni. Per tutti questi motivi noi riteniamo di palesare il nostro voto contrario alla mozione presentata dalla minoranza avente ad oggetto la richiesta che il Consiglio Comunale contesti al candidato sindaco la sussistenza delle cause di incompatibilità come rappresentate nella stessa mozione e altresì invece faccio la dichiarazione di voto a favore della mozione avanzata dalla maggioranza ed avendo ad oggetto la proposta di delibera riguardante l'assenza di condizioni di compatibilità e quindi l'assenza di condizioni per aprire una contestazione a carico del sindaco. Grazie. La ringrazio, consigliere Di Staso. Può intervenire il consigliere Ciuffreda che si era prenotato per le dichiarazioni. Allora, per quanto riguarda la situazione che si è venuta a creare, abbiamo preso atto di tutti i movimenti che Gianni il sindaco ha compiuto in seguito anche alla mozione che noi abbiamo presentato. Ovviamente, signor Di Staso, consigliere Di Staso, le rispondo in merito all'accesso agli atti e a tutto il resto. Il 21, quando abbiamo votato il provvedimento in Consiglio Comunale, avevamo già chiesto che ci fosse fornita la dichiarazione anche del sindaco. Online c'erano le dichiarazioni di tutti, eccetto quella del sindaco. Ci è sembrato veramente scortese andare a fare le pulci già nel primo Consiglio Comunale su quella situazione, anche perché le cause di incompatibilità possono sempre subentrare. Non a caso il giorno dopo ci siamo recati dalla segretaria, abbiamo chiesto che fosse pubblicata la dichiarazione del sindaco e puntualmente, appena finito di incontrare la segretaria, la dichiarazione è stata pubblicata. Siamo arrivati al 22 dicembre, di mezzo c'è Natale, ovviamente abbiamo preparato la nostra documentazione perché eravamo convinti e siamo convinti che vi erano delle incompatibilità. Ora,
Ci ha fatto piacere ovviamente che il sindaco abbia fornito la documentazione per quanto riguarda la presidenza del Manfredonia Calcio. Siamo ancora convinti che il fatto che sia ancora proprietario di quella società in parte ci possano essere ancora delle cause di incompatibilità. Come? Nonostante abbia fatto un cambio societario e nonostante abbia fatto una richiesta di recesso dall'ATI e l'ATI stesso a sua volta ha fatto una richiesta di recesso dal contratto, di risoluzione del contratto al Comune di Manfredonia, essendo ancora in atto quell'appalto, perché fino a quando il Comune o fino a quando non si arriverà alla soluzione di quel contratto, di quell'appalto, per noi le cause di incompatibilità continuano ad esserci. La nostra non è assolutamente una mossa per far decadere da sindaco Gianni Rotice. La nostra è semplicemente, e ne sono convinto, è semplicemente una maniera per dire attenzione, noi abbiamo bisogno di un sindaco che poi tutti gli atti che stiamo producendo, che in giunta e che attraverso i consigli comunali vengono prodotti, non debbano essere inefficiati da un eventuale intervento di altre di organi esterni al consiglio comunale. È semplicemente questo. Non a caso, quando viene contestata una causa di incompatibilità, il soggetto interessato ha ulteriori 10 giorni per rimuoverle. Se avessimo voluto fare un qualcosa di diverso, ci saremmo mossi diversamente. Poi, per quanto riguarda la questione che hai annunciato all'inizio della dichiarazione, non siamo noi a decidere, e non lo potremo mai essere noi a decidere, se vi sia stata qualche dichiarazione sbagliata o meno. Ci sono gli organi preposti, semmai vorranno iniziare a fare qualcosa rispetto a questa situazione. Per le situazioni che ho appena annunciato, voteremo a favore della mozione delle opposizioni e contrario alla mozione della maggioranza. Grazie. Ringrazio il consigliere Massimo Ciuffreda. Può intervenire la consigliera Lucia Trigiani. Grazie. Allora, alla luce della discussione avvenuta in quest'Aula in merito appunto alle due mozioni presentate dai consiglieri di minoranza e della maggioranza, il gruppo consigliare di Strada Facendo esprime voto favorevole alla mozione presentata dalla maggioranza, in quanto si è dimostrato che sono state ampiamente rispettate le norme di legge della trasparenza e il principio di legalità da parte del sindaco Gianni Rotice. Ovviamente siamo contrari alla mozione dell'opposizione. Grazie. Ringrazio la consigliera Trigiani Lucia. Va bene, può intervenire. Sì, gli è concesso. Ci sono state le dichiarazioni di voto, ci sarà il voto, però è giusto che il sottoscritto, chiamato da più giorni, da mesi su questo tema, possa rispondere ai cittadini, perché io ho sempre detto io risponderò ai cittadini, poi ci saranno gli adempimenti dell'Aula, ecco perché mi permetto di chiedere la parola al Presidente e parlare io in prima persona. Allora, per quanto riguarda i due temi sollevati dal consigliere avvocato Principe, naturalmente voi tutti sapete che il Manfredonia Calcio è una squadra di calcio dove comunque non è che vengono presi i soldi, vengono messi i soldi per mantenere lo sport a Manfredonia. E non a caso, penso che lo sapete tutti, e nella fattispecie l'avvocato Principe ne sa più degli altri, che a Manfredonia Calcio è stato consegnato un campo inagibile, per il quale dovranno essere fatti dei lavori per omologarlo e per far tornare la squadra a giocare qui a Manfredonia. Quindi quel bando al quale ha partecipato il Manfredonia Calcio, un bando pubblico, e la dice lunga che non ha partecipato nessuno, perché lì bisogna mettere i soldi, no, che si prendono, la dice lunga,
è stato un anno e mezzo, due anni sospesi, con gravi ripercussioni sulla squadra, sui giovani che non si potevano neanche allenare, e alla fine a giugno, io non sto riaprendo, sto dicendo soltanto di parlare ai cittadini, potete votare come volete, ma io devo chiarire i cittadini, avvocato Principe, e lo faccio, se non lo faccio qua lo farò tra 5 minuti pubblicamente. Allora, se volete vado avanti, se volete fare la votazione, votate, io tra 5 minuti chiudo questo e faccio dichiarazioni mie pubbliche ai cittadini, decidete. Ma non si può permettere a una persona di parlare, abbiamo parlato di legalità, la legalità non è quello che trovate e scrivete in articoli, che conosce bene, è quello che si fa, le azioni che si fanno. È questa la legalità che dobbiamo dimostrare noi ai cittadini, è quello che ha fatto il sindaco. E lo sapete benissimo, conoscendomi. Questi sono gli atti. Allora, se volete, io vado avanti. Se no, votate e io continuerò dopo. Perché è giusto che io lo faccia qua davanti a voi, visto che ci siamo detti all'inizio, bisogna avere trasparenza assoluta. Ok. Pertanto, questa questione del Manfredonia Calcio, come è stata messa lì, questa questione del Manfredonia Calcio, come è stato detto già negli atti, ribadendo che sono interventi dove la società metterà i soldi per omologare e dare l'agibilità al campo, non è un contratto d'appalto, è neanche un contratto di servizi come si vuole far intendere, con degli importi che sono gli importi delle polizze, dove le società hanno garantito, ecco perché se vogliamo parlare tecnicamente possiamo anche parlare tecnicamente e la possiamo anche allungare tutta la discussione. Quindi questo serve a rendere il campo omologato, questo è il contratto che c'è a Manfredonia Calcio con il Comune, basta, non c'è più niente, anzi a questo punto forse bisogna dire grazie a chi mantiene una squadra a proprie spese e su questo avete visto pure che sin dei giorni dopo mi sono dimesso dalla squadra. Io ho partecipato alle riunioni, si cortisci, per dire a Tisci, guarda, viene a risolvere il problema a Manfredonia. Ma in quel momento non ero io che dicevo, sono nella veste di o nella veste di. Era per risolvere il problema, per far sì che lo sport ritorni in questa città. Se adesso qualcuno vuole leggere i comunicati dicendo ma eri in quella veste o nell'altro, sta soltanto utilizzando modi strumentali per attaccare la mia persona. E chi mi conosce sa che non sono così. Quindi era soltanto per dire alla FIGC, per favore, questa città ormai è orfano dello sport, i ragazzi vanno fuori, le squadre giovanili vanno a giocare fuori, ormai lo sport qui non c'è più e lo sport è anche un termometro sociale. Quindi era solo questo il motivo di quella foto fatta in maniera disinteressata con il presidente Tisci, che è venuto qui a onorarci anche della sua presenza, perché poi bisogna anche fare marketing territoriale. E questo è il primo tema. Secondo tema, sapete benissimo chi tratta lavori pubblici, che quel lavoro già da 3 anni fa era finito al 97%. E le opere sono state prese in consegna dalla pubblica amministrazione. Forse qualcuno non l'ha detto questo e non lo vuol ricordare. Con delle comunicazioni fatte sia all'allora amministrazione, nella figura dei commissari. Pertanto, in maniera sostanziale, quello è un lavoro finito 3 anni fa e con parte delle opere consegnate. E l'ultimo 3% di quel lavoro, dove giustamente, ecco le riflessioni che hanno fatto la consigliera Trigiano, la consigliera Fabrizio, dice scusate, una cosa che è finita, di che stiamo parlando, che non per colpa dell'ATI, per colpa dell'amministrazione, bloccati 3 anni. Per un parere della Regione e che quel parere ha comportato nelle ultime mareggiate l'inondazione di Ippocampo, ecco, iniziamo a dire questo, grazie a quel parere non è venuto, è l'amministrazione che non si è mossa, consigliere Valente, l'amministrazione non si è mossa, non soltanto con i commissari, anche un po' prima, io le date le ricordo bene. Quell'articolo non dice quello che voi volete far apparire i cittadini. Quell'articolo dice tutt'altro, dice che per il fatto che non si è chiuso il varco della duna c'è stata l'inondazione, quindi al contrario l'articolo. E questo è, cara consigliera Fresca,
Sono io che scrivo al prefetto, lo scrivo tutti i giorni, perché il sottoscritto era iscritto nella white list, in tutte le liste delle legalità. Quindi tutto quello che si fa come aziende e come persone, non c'è bisogno che scrivete al prefetto, perché già viene documentato dal prefetto. Perché la legalità sta negli atti, non nell'articolo letto in maniera diversa. E quando si parla di responsabilità solidale dell'ATI, non è la solidale responsabilità nei confronti della pubblica amministrazione, come giustamente ha fatto apparire il consigliere Di Staso. È un altro tipo di responsabilità solidale. Perché l'ATI, chi le conosce bene e sa come funziona, no? C'ha una responsabilità, un amministratore. Quindi non è proprio così. Ma nonostante questo, possiamo scrivere quando vogliamo, avvocato Prezzi. Conosce bene l'argomento come lo conosco io. E quando poi, ad un certo punto, l'unico motivo per il quale quel lavoro non si è chiuso, non grazie all'ATI, è grazie alla pubblica amministrazione, grazie alla Regione, e lì l'ATI giustamente poteva rivendicare danni enormi. Questo qualcuno non l'ha scritto. Invece cosa è stato fatto con correttezza, considerato che sapete tutti che la trasformazione di una società che ha i requisiti per gli appalti pubblici, di una società che ha i requisiti, tutti i tipi di requisiti, non sono che si fanno da un giorno all'altro, hanno bisogno del tempo. E soprattutto, consigliere Ciuffredo, che l'ha detto, in un periodo natalizio, qui non stavamo parlando, in pieno Covid, dove le strutture stanno nel lavoro agile, dove per chiedere un parere prima di fare un adempimento devi avere l'ok. Allora, fatto questo, io sfido chiunque in un mese e mezzo fatto tutto questo intervento, ma soprattutto salvaguardando l'ente, e ve lo spiego perché. Perché tolto il fatto che il recesso vale il recesso ed è finita lì, quindi l'incompatibilità è finita lì con il recesso che il nuovo organo di governance della Gianni Rodici ha fatto, non devo avere l'ok dalla CCC, è recesso e base, ci sono autorevoli pareri legali che dicono questi, e lo posso mettere anche agli atti. C'è di più, proprio per evitare i danni al comune, la società Gianni Rodici con la nuova governance ha chiesto alla CCC di fare una rescissione bonaria, se no oggi qui arrivavano i danni enormi, non causati dal sottoscritto, non causati da questa giovane amministrazione che seppur si dimostra parlando con l'entusiasmo, con la gioia, ecco perché certi termini, dico scusate, stiamo cercando di risolvere il problema e qui voi ce lo ponete, allora siete contenti, volete che CCC vi scriva e riempia di danni il comune? Oppure io non sono di quelli che il giorno dopo chiede i danni al comune per conto di altro, avvocato Principe, io non sono di quelli, io sono di quelli che tolgo i danni al comune, li evito, e la nota della CCC fatta in pieno periodo natalizio, quindi che è arrivato oggi, tende a dire, guardate, il lavoro è finito da tempo, le opere sono là finite, poiché io non voglio chiedere danni al comune, me ne vado in maniera bonaria. Questo è il senso di quella nota, che se volete la potete prendere. Allora, legalità, normative, servono anche a interpretare qual è il vero valore di quello che si vuol fare. Perché qui non stiamo parlando di atti che dietro cosa c'è, sono atti finiti, terminati, sono atti che stanno lì, che non si chiudono per la burocrazia di una pubblica amministrazione. E mentre noi stiamo qui cercando di evitare i danni di quelli che possono essere il prodotto di quegli atti, qualcuno li legge al contrario. Poi, naturalmente, se prendiamo tutti gli articoli dell'attacco, forse c'è stato un editore dell'attacco che scriveva contro di me, pertanto non è un giornale che scrive a favore mio, ha fatto campagna a favore mio, diciamo questo, possiamo pure lasciarlo perdere. Ma quello che dico io, siamo stati qua 3 ore di fronte ai cittadini a parlare di un argomento che sappiamo tutti che nella sostanza non esiste, sia nelle incompatibilità ma nella sostanza dei fatti. Allora, io posso accettare e accetterò, e ve l'ho detto dall'inizio, confronto sui temi, i temi di questa città, e l'ho fatto nel mio esordio parlando di tutto quello che si sta facendo. Però, e qui riprendo anche le parole dei consiglieri, dovrà essere questo quello che dobbiamo fare. Io sarò sempre disponibile, affronterò tutto quello che sia, anche quando avrò torto, perché è giusto. Però su questo tema, che sapete benissimo,
che incompatibilità non c'è, per quello che vi ho detto, che soprattutto tutte le azioni che sono state fatte a beneficio della città, in quanto lo sport, il calcio a Mavrodonia, in quanto le opere che stanno lì, io continuo a dire perché si continua a creare questo problema. Secondo me questa è la legalità, raccontare ai cittadini quello che si è fatto. E quello che dico io non è qualcosa che sta scritto, se andate sui posti li vedete lì, come lo vedete lì lo stadio, come lo vedete lì le dune. Allora oggi potete votare come volete, perché io ho bisogno e ho voluto fare il mio intervento, ringrazio il Presidente, ringrazio il Segretario che mi ha fatto fare, perché io rispondo ai cittadini, e rispondo ai cittadini pubblicamente di quello che ho fatto. Poi chi vuole contraddirmi e ha elementi diversi, lo venisse a dire. Grazie a tutti. La ringrazio, signor Sindaco. Procediamo con la votazione della mozione presentata dalla minoranza ai sensi dell'articolo 28 del regolamento del Consiglio Comunale. La votazione avverrà per appello nominale. Sì. Votiamo per appello nominale. Per appello nominale. Un no favorevole. La mozione presentata dalla minoranza. Allora, io vi faccio l'appello e voi mi dite favorevole, contrario o astenuto. Allora, Rotice Giovanni. Non favorevole. Delle Rose. Campanella. Carbone. Giuffreda Angelica. Giuffreda Massimo. Ibari. Vistaso. Fabrizio. Faccio Russo. Fatone, Fresca, Iacoviello, sì che cosa? Sabatosi, Marasco, Paglione, Principe, Principe. Giganti, Rinaldi, Schiavone, Sventurato, Titta, Totaro, Trigiani, Valente, Valentino, nove favorevoli, dichiaro la mozione presentata dalla minoranza respinta. Passiamo alla votazione della mozione presentata dalla maggioranza, sempre per appello nominale. Allora, passiamo alla seconda mozione, quella presentata dalla maggioranza. Rotice. Delle Rose, Campanella, Carbone, Giuffreda Massimo, Ibari, Vistaso, Fabrizio, Faccio Russo, Fatone, Fresca, Iacoviello, Marasco, Paglione, Principe, Briganti, Rinaldi,
Schiavone, Sventurato, Titta, Totaro, Triggiani, Valente, Valentino, quindi 16 favorevoli e 9 contrari. Dichiaro la mozione presentata dalla maggioranza approvata. Possiamo procedere con la votazione dell'immediata eseguibilità. Sì, della prima mozione. Votiamo la seconda mozione, la mozione approvata per l'immediata eseguibilità. Sì, procediamo. Immediata favorevoli. Sì. Sono favorevoli, alzate la mano, vediamo. Allora, ne sono 16. Sono 16. Dichiaro l'immediata eseguibilità della mozione. Non essendoci altri punti all'ordine del giorno da trattare, dichiaro chiusa l'odierna seduta del Consiglio Comunale. Vorrei anche scusarmi, un attimo, adesso che è conclusa, vorrei scusarmi per la situazione di confusione che prima si è venuta a creare e nel contempo vorrei anche chiedere le scuse del consigliere per le parole offensive usate nei miei confronti. Ma le rinnovi? Silenzio.